Salve ragazzi, buona giornata a tutti. Eccoci qui, bentrovati in questo appuntamento radiofonico sul nostro portale internet. Quest'oggi tratteremo un argomento importantissimo. L'argomento importantissimo di oggi tratterà la finanza italiana. Perché è un argomento importante? Perché è incominciato adesso il nuovo anno, l'auspicio che abbiamo fatto a tutti è di passare un anno buono, un anno migliore, un anno ricco di tantissime possibilità, però questo molto difficilmente potrà avvenire. A noi se ne dispiace l'Italia intera, purtroppo ci sono dei problemi che meritano di essere portati all'attenzione e vanno risolti. Questa puntata tratterà in maniera molto sommaria, perché non andremo ad approfondire l'argomento come meriterebbe, anche per questioni di tempo, però poi ci ritorneremo. Allora, prima di incominciare, farò una piccola introduzione. Allora ragazzi, è il dicembre del 1982. In questo momento immaginatevi un bambino che gioca a palle di neve. Accanto c'è la sua famigliola, una famiglia serena, felice, ignara di tutto ciò che sta per accadere. Nel medesimo tempo, cavolo, avessi avuto la trasmissione in video, avrei fatto dietro di me anche le figure, le sagome di cartone. Comunque, questo non importa. Nel medesimo momento, 1982, 14 dicembre, abbiamo un uomo ingombito, un uomo che cammina sotto i portici di Milano con le mani dietro la schiena. Costui, da coloro che lo conoscono, è chiamato il papà. Per tutti gli altri è conosciuto come Eminenza Grigia, il patron della finanza. Ci spostiamo in questo momento a 482 chilometri di distanza più a sud, siamo a Roma, dove un giovane economista fa presente al ministro delle finanze che con questo sistema lo Stato non potrà andare avanti. Il debito pubblico sarebbe raddoppiato da lì nei pochi anni in avanti, 4-5, sarebbe raddoppiato superando il PIL e la disoccupazione sarebbe schizzata ad oltre il 50%. Sempre nel medesimo momento, ci spostiamo a questo punto in un paese europeo più a nord, abbiamo un cancelliere, capo di Stato, con corporatura opulenta, il quale in quel momento esatto riceve una telefonata da parte dei vertici della Goldman Sachs. Il testo della telefonata è molto semplice: ti mettiamo a capo dell'operazione. Torniamo alla povera famigliola, ignara di tutto. Ignara, il bambino gioca a palle di neve. Questo bambino non lo può sapere, ma da lì a poco la sua vita e quella della sua famiglia verrà rovinata, perché gli italiani da quel momento non avranno più la possibilità di poter svolgere una vita normale. Lo Stato non potrà più garantire a questa famiglia di poter svolgere la vita che si merita, la vita che sogna ogni qualsiasi normale famiglia, perché lo Stato perderà la propria sovranità. Allora, finita questa breve introduzione di fantasia, do la parola al nostro esperto di economia applicata, Domine Dio, il quale ci potrà approfondire gli avvenimenti e quello che sta attualmente succedendo in Italia, che è causa anche del malgoverno degli ultimi 30-40 anni. Allora, Patrizio, a te la parola. Beh, quello tu ti riferisci certamente alla separazione accaduta fra il Tesoro e la Banca d'Italia. Prima dell'82 cosa succedeva? Che veniva aperto che il Tesoro aveva un conto tesoreria presso la Banca d'Italia, che con un funzionamento di normale conto corrente, attraverso il quale monetizzava gran parte del debito. Questo meccanismo manteneva, diciamo, il livello del debito piuttosto basso, anche se come al solito poteva generare delle inflazioni leggermente superiori alla media, anche se questo era opinabile, perché ricordiamoci che venivamo da un periodo di crisi petrolifera,
quindi un bene che veniva, i prezzi erano stati aumentati spropositatamente da parte degli arabi e aveva generato una crisi di tipo inflattivo in tutta Europa. Come al solito in Italia questa cosa è stata fatta passare come un problema che riguardava una cosa che assolutamente non c'entrava niente, ovvero sia l'unione che esisteva fra il Tesoro e la Banca d'Italia, e la Banca d'Italia che non era un ente propriamente indipendente a livello di politica economica. Naturalmente, per far passare l'indipendenza della Banca d'Italia come un atto necessario, i nostri media hanno volutamente accusato questo meccanismo di essere il meccanismo causa dell'inflazione, nella maggioranza dei casi hanno nascosto gli effetti collaterali. L'allora funzionario del Tesoro del bilancio presentò i suoi studi in cui praticamente dimostrava che questo meccanismo avrebbe portato a triplicare il debito pubblico nel giro di pochi anni. A questo punto, scusa Patrizio se ti interrompo, voglio dare la parola al nostro esperto di geopolitica applicata concernente il bel paese, un nostro nuovo ospite, il suo nome è Andrea II, lo chiamerò Andrea II per convenzione perché in questo momento nella nostra conferenza abbiamo due Andrea, uno sono io, e passo la parola a lui facendogli una domanda. Andrea, a te risulta qualche cosa in materia di perdita di sovranità popolare da parte del popolo italiano e quindi da parte anche del nostro governo che ci rappresenta? Ti ringrazio per la domanda, intanto buonasera a tutti. Certamente la risposta è, diciamo, multiforme, ma comunque non potevo prendere spunto, diciamo, da quanto aveva introdotto il collega che aveva fatto il discorso sulla dilatazione improvvisa del debito pubblico. Mi permettevo una piccola precisazione innanzitutto, diciamo. La dilatazione del debito pubblico in Italia è avvenuta negli anni Ottanta, come è stato giustamente detto, principalmente quando il Ministero del Tesoro volutamente ha smesso di rivolgersi alla Banca d'Italia per generare moneta con vincoli di portafoglio che obbligavano le banche sostanzialmente a fornire moneta scambiandola naturalmente con titoli di Stato ma a interessi del 3-4 per mille, massimo 7 per mille. Si è passati invece a nel giro di pochi anni, praticamente con un meccanismo particolare che volendo si può approfondire tranquillamente andando su internet e ascoltando le conferenze di esperti come lo stesso direttore generale del Tesoro dell'epoca del governo Andreatta, Antonino Galloni, a cui credo si riferisse il collega in trasmissione. Naturalmente internet pullula di queste informazioni, purtroppo il problema è che sono informazioni naturalmente ovviamente sottaciute alla stragrande maggioranza degli italiani o italioti che dir si voglia, perché molto spesso si tratta semplicemente anche di una politica personale di mantenere una certa disinformazione piuttosto che così attaccarsi il naso di democristiana memoria, no? Il punto di forza anche di questa gente, che di queste cricche, di questi poteri forti che hanno fatto il patatrac, è anche quello di informazione reale. Esatto. La popolazione, la gente all'oscuro degli avvenimenti che avvengono dietro le scene, certo, nei palazzi. Quello che comunque è fondamentale è cercare di capire che c'è un reale meccanismo dietro, abbastanza malsano, cioè che quello che è successo all'epoca con il divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia era soltanto l'inizio di un processo che neppure l'inizio, perché il processo di che ha portato poi alla creazione della cosiddetta Eurozona, cioè di un artefatto economico che ha completamente tolto la sovranità monetaria prima e tra l'altro legislativa dopo, cioè negli ultimi tempi a partire dal 2010 con la famosa lettera Draghi-Fichet,
dell'agosto 2011, che ha portato poi al famoso golpe soft del novembre 2011 con Mario Monti, cioè direttamente il ragioniere dei grossi potentati bancari al governo del paese. Ed è un procedimento questo che è nato addirittura negli anni 30 con i primi grandi europeisti tipo Jean-Monnet, François Perrot, e che ha portato poi alla riscossa della cosiddetta economia neomercantile neoliberiste, che hanno preso la riscossa a partire dalla fine degli anni 70. Economie che naturalmente si sono avvalse dell'aiuto delle classi politiche di maggiordomi messi lì all'uopo, e in particolare delle sinistre di governo, perché mi piacerebbe ricordare che la maggior parte della svendita delle privatizzazioni dell'industria italiana che funzionava è stata fatta per opera del governo Prodi, proprio perché questi signori si accorsero che le destre non sarebbero mai riuscite, proprio i motivi di delegittimazione popolare, a fare le stesse cose che poi hanno fatto le sinistre di governo. E lo dice uno che non è di destra, tanto per chiarirci. E quindi è un meccanismo che ha portato alla formazione di questa eurozona. Quindi quello che è successo negli anni Ottanta in realtà era, diciamo, una scelta che fu operata dai politici sulla base delle indicazioni precise che giunsero già allora dai grossi potentati economici. Credo che basti andare su internet e guardarsi qualche conferenza dell'ottimo Giulietto Chiesa, piuttosto che dello stesso direttore generale di allora che abbiamo prima citato, cioè il professor Galloni, uno dei più grandi monetaristi finanziari dell'epoca, che faceva tra l'altro convegni e conferenze a cui andava gente tipo Mario Draghi, Tremonti, questa gente qui, per capire quello che non doveva fare, no? E per rendersi conto di come già allora, negli anni Ottanta, il Fondo Monetario Internazionale infiltrava funzionari all'interno del Ministero del Tesoro. E quindi già solo questo ci fa comprendere come in realtà il processo di che ha portato, no? Poi alla formazione di questo mercato europeo, che ha portato alla deindustrializzazione preventiva dell'Italia per poi creare l'eurozona tutta a favore dell'asse franco-germanico, è un processo che era stato voluto già a partire da quell'epoca. Scusa se ti interrompo, adesso abbiamo toccato... Ho messo anche troppi elementi, probabilmente ho fatto anche un discorso abbastanza complicato. Ma il discorso va benissimo. A questo punto abbiamo toccato l'argomento dell'asse franco-germanico. Io so che Patrizio è un grandissimo cultore circa l'argomento franco-germanico. A questo punto do a lui la parola per approfondire quello che è il ruolo della Germania, di quest'asse franco-germanico all'interno della cosiddetta Unione Europea, che è un'unione, ricordiamo a tutti, solamente di carattere commerciale, ma a poco di carattere politico. Allora, Patrizio, a te la parola. Sì, prima di tutto che cosa succedeva? Succedeva innanzitutto che lo smantellamento dell'Italia era funzionale al progetto di rendere dominante l'asse franco-tedesco. L'Italia era un concorrente temibile. Diciamo adesso, con il nostro radiospettatore, sapete voi benissimo che quando ci sono due grosse holding, la più potente in quel momento, che assorbe la più piccola, l'assorbe, ma mica per dargli vita, l'assorbe per farla fallire e quindi poter dominare incontrastata. E questo, diciamo nel suo piccolo, è quello che è avvenuto a livello europeo con l'asse anglo-tedesco. Sì, esatto, con l'asse franco-tedesco è stato quello che di fatto è avvenuto, perché di fatto di quel loro obiettivo, diciamo, si è riproposto e si sta riproponendo quello che è successo in Italia 150 anni fa con l'unificazione, diciamo, assorbire una parte del paese più forte, un paese esportatore, in modo da poter controllare la produzione. Ricordiamo che molti casi in Italia sono stati anche taciuti di questo. Io vengo da Terni, la città in Umbria. In Terni si produceva ad esempio un acciaio magnetico. L'acciaio magnetico ha un 60% di mercato in Italia, e addirittura l'Italia era il primo produttore a livello mondiale, che serviva addirittura l'80% del mercato.
Con la svendita firmata congiuntamente da Prodi e Berlusconi ai tedeschi, la fabbrica d'acciaio magnetico è stata venduta per loro stessa missione a un ventesimo del valore reale della fabbrica, e i tedeschi si sono acquistati qualcosa che non sapevano che nemmeno esistesse sul mercato. Nel giro di 3 anni si sono ripagati l'acquisto, hanno chiuso la fabbrica d'acciaio magnetico in Italia e hanno trasportato in Francia. Molte volte le politiche delle multinazionali tedesche e francesi che acquistavano in Italia sono state caratterizzate da questo processo, che si trattava sempre comunque di smantellare il centro di produzione italiano e spesso la produzione a più alto valore aggiunto. Esatto, concordo con quanto... Io conosco diversi casi, ma è stato proprio una cosa così, sono stati venduti contro l'interesse delle sono state fatte come al solito male delle privatizzazioni, vendute a dei concorrenti, diciamo, a dei concorrenti, come è stata nel caso della privatizzazione Alfa Romeo, vabbè, lì è stato anche interno, ma dei concorrenti stranieri per poco prezzo e con la possibilità di smantellare. Cioè, questo è chiaro che e sono stati un po' tutti responsabili, questo da Berlusconi a Prodi, è chiaro che questo ci sia stato un disegno prestabilito. Oltre a questo, io ritengo che ci sia stato un secondo disegno che riguarda praticamente lo smantellamento totale da parte dello Stato sociale. Vabbè, certo. Io però vorrei, se mi è possibile, spiegare un attimo all'ascoltatore qual è il fine ultimo, diciamo, che le elite finanziarie e tecnocratiche si sono date per tutto questo meccanismo, perché credo che la gente poi sia interessata a cercare di capire dove porta tutto ciò. Allora, il discorso è complicato, ma se posso permettermi, relativamente semplice da un punto di vista generale, ed è il seguente. Fino alla fine degli anni 70 gli stati angloamericani si basavano sulle economie cosiddette di stampo keynesiano, cioè nelle quali lo Stato non era visto come un'azienda, ma era un ordinamento sovrano giuridico con dei soggetti appartenenti, e lo Stato doveva fare l'interesse dei soggetti appartenenti allo Stato. Gli stati erano tutti stati a moneta sovrana floating, cioè a cambio libero con le altre monete, e facevano le politiche fiscali. Con le politiche fiscali degli stati sovrani, tutti questi stati angloamericani sono usciti dalla seconda guerra mondiale, l'Italia è arrivata a essere la terza potenza mondiale, pur essendo una calcola a livello geografico, se ci pensate bene, tra virgolette. E aveva uno stato sociale che funzionava, negli anni 70 un operaio con uno stipendio medio riusciva a mantenere la moglie a carico e i figli. Oggi tu puoi avere anche un lavoro qualificato, ma... oggi possono lavorare tutte e due e non arrivano a fine mese. Esatto, oggi la tragedia è proprio quella. Quindi siamo alla fine degli anni 70, noi eravamo al massimo dello sviluppo delle economie keynesiane, cioè stato sociale funzionante, stato naturalmente a sovranità monetaria e legislativa, stato che si stampa la moneta a costo zero, costruisce un debito pubblico che sostanzialmente, almeno come nel caso dell'Italia, per l'80% non deve a nessuno, se non, dopo spiegherò qual è la percentuale attuale del debito pubblico italiano. Comunque, una volta il debito pubblico sostanzialmente dovuto alla generazione della moneta era praticamente nullo, perché sia che lo Stato stampasse moneta attraverso la sua tipografia, che era la Banca d'Italia, sia che la generasse con vincoli di portafoglio emettendo buoni del tesoro alle banche ma con interessi del 4-5 per mille, poco cambiava. Da lì in avanti il disegno di rinascita delle elite finanziarie, che sono quelle poi che portano ai principali gruppi bancari mondiali, e quindi parlo di Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, parlo di gruppo Bilderberg, parlo della Commissione Trilaterale, parlo di quelle associazioni che reggono, che sono rappresentative dei più grossi potentati bancari mondiali, che si riuniscono a Davos, a St. Moritz, una o due volte all'anno, in quelle riunioni dove non possono partecipare i giornalisti, perché vengono, se uno ci prova a partecipare, gli sparano a distanza. Quindi ci sono i cecchini che per entrare a St. Moritz
devi passare 50 posti di blocco quando ci sono queste riunioni qui. Quindi questa gente ha costruito a partire dagli anni 70 la loro discorso. Lo ha fatto naturalmente grazie a una classe politica che è in buonissima parte, di maggiordomi, come dicevo prima, che è in buonissima parte per ignoranza e in altrettanta buona parte per tornaconto, ma io credo anche molto per ignoranza, perché le macroeconomie non sono una cosa semplice e la gente non le conosce. La maggior parte delle persone con cui voi potreste parlare di economia di un paese, vi dice che un paese funziona come un'azienda, cioè per esempio, vi dice che un paese può spendere i soldi soltanto se prima li ha guadagnati, stronzate colossali, oppure vi dice che la spesa pubblica viene pagata con le tasse, altra stronzata colossale. In un paese a moneta sovrana le tasse servono per quattro cose, nessuna di queste quattro cose ha a che fare con l'erogazione del servizio pubblico, dei pubblici servizi. Comunque adesso, senza fare un trattato di economia su che cosa sono le tasse in un paese a economia sovrana, che cosa servono e come si finanzia la spesa pubblica, che ci porterebbe lontano. Da lì, dicevo, queste elite hanno iniziato la loro riscossa che è arrivata, diciamo, a termine sostanzialmente con i trattati di Maastricht e il trattato di Lisbona. Con il trattato di Lisbona, che l'Italia ha ratificato, se non ricordo male, l'8 o il 15 di agosto del 2008, ed è stato anche uno degli ultimi paesi, l'Italia, in quanto paese aderente all'area euro, ha definitivamente perso la sovranità monetaria, dotandosi di una moneta che non è più flotta. Cioè, prima la sua moneta è stata ancorata a tasso fisso con l'euro per anni, e dopodiché è stata definitivamente distrutta. Quindi ha perso completamente non soltanto la sovranità monetaria definitivamente nel 2008 con il Trattato di Lisbona, ma aveva già cominciato con il Trattato di Maastricht un processo di distruzione della sua moneta. Quindi il risultato qual è? Il risultato è che tutti i paesi aderenti all'Eurozona, compresi i francesi e i tedeschi, che si stanno accorgendo che finiranno anche loro nel baratro, e c'è questione di tempo, al di là dell'esperimento pilota della Grecia, che ha la sfortuna di una bilancia passiva negativa, e quindi quella su cui, così un po' come anche la Spagna, che sono paesi che non producono quasi nulla e importano quasi tutto. Che cosa succede? Succede che, al di là, dicevo, dell'esperimento pilota che stanno facendo in Grecia, tutti i paesi aderenti all'Eurozona hanno definitivamente perso la sovranità monetaria, e quindi se vogliono i soldi se li devono andare a comprare a strozzo dalle banche private. L'euro non è una moneta nazionale emessa da una banca centrale su ordine di uno o più governi coalizzati e immessa in una società civile per aumentare ricchezza al netto, ma è una moneta di proprietà delle banche private, creata dal nulla dalle banche private, caricata direttamente nelle riserve bancarie private e che viene prestata agli stati come se questi fossero dei normalissimi cittadini che per finanziare le loro operazioni devono praticamente andarsi a far prestare i soldi dalle banche. Tra l'altro, io voglio aggiungere che la cosa anomala è che all'interno di questo gruppo di banche che domina l'euro ci sono anche le banche inglesi che l'euro non l'hanno adottato. Parlavo. Ecco, questa è una notazione assolutamente interessante, perché se voi pensate che i Rothschild, i Rothschild è una famiglia inglese, se non ricordo male. Di origine tedesca, però ecco, lì se stesse hanno preso le banche su tutte, diciamo, tutta Europa. Ah, ecco, però diciamo che gli inglesi, per esempio, che sono stati tra i fautori di questa rinascita neoliberista nel mercantile, di fatto hanno creato un'area nella quale non sono mai entrati. Ma certo, questo è il motivo, lo possiamo spiegare così al nostro caro cortese radioascoltatore: è come far cadere la saponetta e poi, a posto che aspettare che l'altro si inchini a raccoglierla, si inchini e la raccogli te. È chiaro che chi fa cadere la saponetta non si inchina lui a raccoglierla. Questo è un po' il significato. Sì, sostanzialmente diciamo che L'artefatto economico finanziario è quello lì, no? Tu crei una moneta privata tua e dopodiché presti soldi a un bacino d'utenza di stati nazionali che hanno perso la sovranità monetaria e anche legislativa, perché purtroppo voi considerate che le politiche economiche dell'Italia in quanto Stato,
così vale per le autostrade dell'Unione Europea, sono dettati sull'agenda politica di questi stati, nel dire ex nazionali, sono dettate non dal Parlamento Europeo che legifera sulla curvatura delle banane, sul diametro del massimo minimo dei pampaleoni o di altri frutti da coltivazione, ma sono dettati direttamente dalla Commissione Europea, che non è un organo eletto da nessuno, ma che è invece una rappresentanza diretta dai principali gruppi potentati bancari e commerciali, neanche europei ma addirittura mondiali. E questa Commissione Europea, di cui la gente in buonissima parte non sa neanche la composizione, risponde poi a delle lobby specifiche di cui esistono anche nomi, cognomi, ci sono autori autorevoli che hanno fatto degli studi che si possono trovare tranquillamente nelle fonti anche in rete. Cito per esempio l'ottimo Paolo Barnard, che è un giornalista servista economico che da anni studia questi fenomeni. Ex giornalista che tra l'altro lavorava nella trasmissione Report con la Gabbanelli circa una decina di anni fa, dalla quale poi si è avvicinato problemi con la conduzione, molto probabilmente perché era uno che amava indagare anche al di là di ogni possibile remora, no? Io quindi chiaramente chi fa troppe domande viene allontanato anche dal sistema, un po' anche come era avvenuto per il nostro economista ipotetico, che probabilmente è veramente esistito, di introduzione e di trasmissione. A questo punto passo la parola a Patrizio ponendo a lui una domanda, ma in tutta questa vicenda abbiamo visto la perdita della moneta, la perdita di sovranità nazionale, ma secondo te chi si cela dietro a questi avvenimenti e a chi giova tutto ciò? Secondo me c'è un progetto specifico da parte delle multinazionali finanziarie, di quelle che anche l'economista americano Max Keiser chiama gli esperti della frode, che genera per prendere possesso della privatizzazione del mercato. Per quanto riguarda molti settori, consideriamo il settore previdenziale, il settore assistenziale, diciamo settori del mercato che sono di solito in mano e appannaggio di quello che è lo Stato. Se noi pensiamo anche, una cosa che ci risulta alquanto strana, che di solito almeno la perdita di sovranità monetaria è sempre accompagnata da uno scambio di informazioni, in ambito che compensa questa perdita di sovranità monetaria. Se noi notiamo due punti della spesa in Europa di cui si parla, noi sappiamo benissimo che due punti particolari non prevedono meccanismi di controllo, ovvero sia lo Stato sociale e le banche. La domanda che ci sorge spontanea è perché? Perché ad esempio c'è prevista la movimentabilità dei lavoratori, però se io devo totalizzare contributi fra uno Stato e l'altro io impiego un anno. La domanda sorge spontanea, perché noi abbiamo dei sistemi completamente differenti? Perché ad esempio uno potrebbe lavorare per 30 anni all'estero, non registrare la propria appartenenza, diciamo, all'AIRE, potrebbe presentarsi in Italia a richiedere l'assegno sociale italiano di 500 euro assieme alla persona estera e nessuno se ne accorgerebbe. Questi sarebbero meccanismi che attualmente sono facilmente gestibili, perché basterebbe creare un codice fiscale comune e una banca dati in cui si riassume tutte le proprietà sotto le proprietà, i possessi sotto quel codice fiscale comune, ma questo non viene fatto. Ci si domanda perché? Semplice, perché se tutto questo sistema genera disoccupazione, generando disoccupazione io sono costretto a trovare modi dove prendere soldi. Naturalmente, aumentando la disoccupazione di lunga durata, le persone sono sempre più propense al fare cosiddette frodi transfrontaliere.
più aumentano le frodi, più aumentano le spese e più io Stato genero l'emergenza. Se noi consideriamo oltretutto che questa cosiddetta mancanza di scambio di informazioni è una questione anche piuttosto importante, perché se noi consideriamo che mediamente una persona su quattro dichiara la propria permanenza all'estero nello Stato di appartenenza. Quindi ciò ci lascia sospettare ampiamente che circa il 50-60% degli assegni sociali in Italia siano date a persone che non abbiano nemmeno il diritto, ciò ci lascia sospettare. Tuttavia lo Stato italiano non riesce a controllare. Perché? Perché se io avessi 67 anni, ho una pensione, diciamo, mettiamo svedese, che la pensione svedese è di 2.000 euro al mese, un conto in banca in Svezia, torno in Italia, io in Italia dico che ho, mettiamo, solo una casa di proprietà e richiedo l'assegno sociale, dove controlla, dico, su che base l'Italia dice di no, non ho un conto, c'è solamente un conto in banca e non ho soldi, su che base non dichiaro il reddito estero? L'Italia non sa benissimo quello che succede. Patrizio, a tuo modo di vedere, quali sono le finalità di una mancata unificazione europea dello Stato sociale, la mancata istituzione di un codice fiscale univoco e tutto il resto? Su che base è stata fondata questa Unione Europea? L'Unione Europea è stata fondata sul fatto che porta, il fatto di non centralizzare l'informazione porta automaticamente in maniera alla riduzione delle prestazioni, perché incrementa le spese. Se io so, ad esempio, che una persona ha la pensione svedese e chiede anche l'assegno sociale in Italia e non ho modo di controllare, significa che l'Italia per quella pensione spende 500 euro al mese in più. Se sono parecchi a ripetere quel comportamento, io aumento indiscriminatamente tutte le spese. Se io aumento tutte le spese, di fronte al popolo, grido all'emergenza, grido che bisogna aumentare l'età pensionabile, bisogna ridurre le prestazioni. Se io riduco le prestazioni, spingo le persone a cercare di fare la previdenza privata. Ma ormai ripasso la parola ad Andrea. Secondo te, Andrea, visto anche questo aumento del costo sociale, aumento del debito pubblico, l'Italia è arrivata a un punto di non... Scusate, l'Italia è arrivata a un punto di non ritorno? Guarda, il problema è che quello che diceva il collega in merito allo Stato sociale europeo, una presunta possibilità di creare... La centralizzazione delle informazioni. Noi dobbiamo considerare che sostanzialmente ai fautori di questa eurozona non interessano assolutamente le sorti lavorative dei cittadini che appartengono all'Unione Europea, cioè per loro non ha nessuna importanza, cioè questa è gente che ha creato un mercato artefatto che si basa semplicemente su una moneta privata che loro prestano agli stati aderenti, non gli interessa assolutamente quali sono le sorti lavorative, anzi gli fa assolutamente comodo che si creino delle sacche di lavoro salariale sottopagate alla cinese in Europa. Ai fini del loro progetto, per cui non dobbiamo illuderci che l'Europa abbia un costrutto tale che porti alla rinascita di uno Stato sociale o che la Banca Centrale Europea a un certo punto si metta a fare veramente la Banca Centrale sotto il controllo di un organismo governativo con rappresentanza popolare di tutti gli stati aderenti alla comunità economica europea, al fine di rigenerare uno stato sociale, fare delle politiche fiscali a favore della gente, cioè queste sono tutte cose che dobbiamo scordarci completamente, cioè lo scopo di queste elite finanziarie è quello semplicemente di fare soldi dal nulla, cioè alimentare un mercato finanziario che non ha bisogno di funzionare del mercato reale, perché il mercato reale mondiale attualmente movimenterebbe una quantità di denaro che è un quindicesimo di quella che circola adesso nel mondo,
cioè nel mondo circola una quantità di denaro creata dal numero, creata da questi indici finanziari, che è 15 volte la somma dei prodotti interno lordi di tutte le economie mondiali. E ha creato un'economia, la cosiddetta economia finanziaria, la cosiddetta economia di mercato, no? Quella che le economie liberiste hanno, con l'aiuto dei mass media, spiegato alla gente che era l'economia buona, quella al servizio delle persone, che portava l'occupazione, che portava l'aumento di produttività. Queste economie di mercato non hanno nessuna correlazione con l'economia reale, perché quando tu puoi fare i soldi semplicemente prestando il denaro agli stati, non te ne frega niente di produrre servizi o di produrre salari, servizi, qualità sanitaria. Anzi, la cosa a cui miri, cioè l'ultimo punto, diciamo, di questo disegno, è il contrario, cioè quello di avere una popolazione sottomessa e sottopagata, costretta a pagarsi tutti i servizi privatizzati degli stati, perché è chiaro ed evidente che se tu impone a uno Stato il pareggio di bilancio perché ti deve restituire gli interessi sul costo del denaro che ti ha prestato, il cosiddetto costo del denaro. Questi Stati non hanno i soldi. Il costo del denaro è una moneta più che altro virtuale, perché sappiamo che non ha nessuna corrispondenza con dei valori tangibili. Diciamo, è una stampa a cui per convenzione viene affidato un valore e noi paghiamo gli interessi su un valore virtuale affidato alla moneta. Addirittura la moneta moderna non è neppure cartacea, non è neppure materializzata, cioè più del 90% della moneta moderna è soltanto una transazione informatica, e anche questo gioca a favore di chi la crea, perché io la creo dal nulla, nelle mani dei cittadini metto una tessera magnetica e se la tessera magnetica si smagnetizza, questo qui per un mese resta senza quattrini, cioè non può neanche andare a bere il caffè senza il ristorante, cioè questo è prefabbricato. Quindi, comunque, quello che volevo dire è che l'Eurozona, per come è concepita adesso, è fatta soltanto per dare interesse alle grandi elite finanziarie, crea economie deflattive negli stati, perché nel momento in cui lo Stato, dopo aver perso la sovranità monetaria, non può più creare debito pubblico, che è il meccanismo fondamentale in uno Stato monetario sovrano, la creazione del debito pubblico per immettere ricchezza dentro nel paese. Questa è una cosa un po' complicata, ma purtroppo non c'è tempo di spiegarla. E quindi nel momento in cui tu devi comunque alla fine dell'anno andare a fare il pareggio di bilancio, perché devi restituire gli interessi sui soldi che Colorati ha prestato, perché tu, Stato, sei diventato un cittadino come tutti gli altri cittadini. Cioè tu, Stato, non sei più sopra e hai le banche sotto. Sei tu che metti dentro i soldi in banca. Ma tu ti sei messo sotto e hai le banche sopra. Quindi sono le banche che danno i soldi a te. Te li presta. Quindi quando avviene questo, purtroppo non c'è più niente da fare, cioè lo Stato diventa un cittadino comune che compra il soldo strozzo e che deve passare, sovrappassare i propri cittadini, naturalmente morti di fame, perché le classi meno alte, quelle non hanno necessità. Guardate anche le azioni del governo Monti. Il governo Monti è arrivato nel novembre del 2011, la prima cosa che ha fatto, ha detto, doveva fare una tassa patrimoniale. 3,5% sui crediti da capitale, sui crediti sotto i 250.000 euro, hanno fatto una settimana di battage pubblicitario mass mediatico e subito non se ne è più parlato. Se non erro, anche un mese e mezzo fa, due mesi fa, si è proposto lo stesso problema. Naturalmente non ci hanno pensato neanche lontanamente a fare una cosa di questo genere, con solite scuse, che dopo c'è la fuga di capitali, eccetera, eccetera, come se nel resto dei paesi europei non abbiano visto le stesse cose. No? Quindi, voglio dire, noi siamo, come diceva il buon Giulietto Chiesa, siamo in overshooting totale da almeno una decina d'anni e non c'è speranza di uscire, a mio parere. Patrizio, non vedo rappresentanti della classe politica attuale italiana che non faccia discorsi economici, che non siano neoliberisti nei mercanti di basso. Guardate le ricette che vengono proposte per risolvere il problema di un'economia deflattiva, no? Un'economia dove praticamente tu non puoi spendere, non puoi consumare, però se non consumi di fatto non paghi l'IVA, non paghi le tasse, non paghi più nulla, quindi la produzione cala, si genera la disoccupazione, e le ricette che vengono date sono sempre quelle, cioè
bisogna tirare la cinghia, bisogna fare l'austerità, la sanità costa troppo. Il sistema di servizio sanitario nazionale italiano, quello è uno dei fiori all'occhiello a livello mondiale, cioè, con tutti i difetti che ha, ma è sempre funzionato benissimo. Si dice che costa troppo per il semplice fatto che mentre prima io me lo finanziavo, se mi serviva stampando moneta a costo zero, adesso invece se lo voglio finanziare e laddove non ci arrivo devo forza finanziarlo facendo prestiti con le banche. Quindi il problema è semplicemente quello, del resto si chiama, chiamiamolo pure signoraggio bancario se vogliamo essere fedeli alla linea del signoraggio Ginsti, che è un po' semplificativa a mio parere, ma comunque il problema è sostanzialmente quello. Cioè il problema dello sfascio dei paesi aderenti all'area euro è un problema di economia monetaria. E non si può sperare che questi signori interessino in qualche modo il mercato reale, perché loro fanno soldi con il mercato finanziario e quindi fanno soldi come padroni della moneta. Quindi non gli interessa il mercato reale. Posso farti, scusa, una domanda? Sì. Non pensi che in Italia da parte della classe politica ci sia consapevolezza di questo? E loro stiano cercando di salvare solamente le loro prebende. Se noi ad esempio guardiamo la spesa previdenziale, noi una cosa che notiamo è che solamente il 35% della spesa previdenziale copre il 75% delle persone che prendono al mese. Noi vediamo che una cifra spropositata, il 65%, è riferita a manager e pensione di manager e politici. Certo. Sì, sì, è un dato molto importante. Noi sentiamo che, ad esempio, l'INPS toglie la pensione a gli invalidi che hanno più di 16.000 euro l'anno, però al tempo stesso noi vediamo che si inventano scivoli per deputati, senatori, presidenti di banca. Ricordiamo che ci sono Geronzi che prende 50.000 euro al mese, quando in altri stati non esistono pensioni superiori a 2.000 euro al mese. Quindi secondo me esiste anche un modello, la classe italiana, politica italiana, è in malafede, sa quello che accade e quindi scarica quel costo su quel 35%, su quel 35% di spesa, che poi alla fine fai tutte queste manovre e alla fine il problema non anche di fronte a uno strozzinaggio del genere il problema non te lo risolve, perché sì, loro mirano a difendere una posizione anche nei confronti dell'oligarchia internazionale. Certo, sì. questo è chiaro, però ecco quello che io vorrei che capissero i nostri ascoltatori è che i mass media ci danno in pasto tutte le sere le ruberie dei maggiordomi, ma non ci parlano di quelli per cui lavorano i maggiordomi. Cioè, mentre nel Medioevo tu sapevi chi era il re e naturalmente non potevi andargli contro, perché sennò questo ti scatenava le guardie, quindi tu coltivavi la terra e questo arrivava e tu ti prendevi la decima parte, tutto il resto se la prendeva lui, sennò questo arrivava lì, ti sciabolava, ti staccava la testa. Cioè, nelle democrazie occidentali moderne il problema è che tu non sai neppure chi è che ti sciabola la testa, cioè, e tu attribuisci la colpa dei tuoi danni ai politici, quando invece questi qui sono semplicemente funzionali ai voleri di quelli che gli stanno dietro. E il politico infatti va e viene, no? Si viene sacrificato, quando dopo un po' si sputtana, dura 5, 10, 15 anni, ma poi prende e se ne va. E quindi l'unica cosa che può fare naturalmente è stare lì, è chiaro, mantenere la sua posizione di renta il più possibile, perché hai voglia, cioè uno che al posto di andare a lavorare se ne va a guadagnare 15-20 mila euro al mese per lì, fregandosene completamente dell'interesse pubblico, con una serie di privilegi che sono neanche feudali ma pre-feudali, perché non è possibile, sono cose scandalose. E qui una buonissima parte della colpa secondo me ce l'hanno anche gli italiani, che non credo che in qualsiasi paese democratico la gente sarebbe disposta a tollerare uno scempio del genere. Comunque, al di là di questo, voglio far capire che questi sono i maggiordomi, non sono quelli che reggono le regole del gioco. A questo punto, Andrea, io ti fermo, passo di nuovo la parola a Patrizio e gli voglio porre una domanda molto interessante. Patrizio, allora,
Cosa ci dici della Goldman Sachs? Della Goldman Sachs è chiaro che tutte queste istituzioni che cosa fanno? Mettono, come giustamente dice Andrea Due, tutti i loro vassalli in mezzo a tutti gli stati con lo scopo per espropriare gli altri. Ricordiamo che la Goldman Sachs è stata accusata di aver generato dei crack bancari, anche il crack bancario della Lehman Brothers, e c'era, hanno trovato delle mail in cui la Goldman Sachs consigliava ai clienti stessi di comprare dei titoli della banca Lehman quando loro li vendevano. È chiaro che noi ci troviamo quindi di fronte a un conflitto di interesse. Perché? Perché naturalmente chi fa attività bancaria tradizionale non può decidere, non può fare attività bancaria in genere, non può fare consulenza di investimento. Prima, grazie a Franklin Delano Roosevelt, questo principio con la crisi del 29 era diventato un dogma. Nel Sunglass Act, stilato da Roosevelt, una pietra miliare, veniva stabilito che se tu presti soldi alle persone tu non gli puoi fare consulenza di investimento. Sarebbe come se io, non so, se io presto i soldi a te, Andrea 2 viene da me, mi chiede, posso investire da Andrea? Sì, sì, chiedigli questa cifra, poi io e te siamo d'accordo affinché tu utilizzi i soldi per ripagarmi. Certo, certo. Per cui questo che è accaduto, con l'eliminazione di quell'atto, fatto, ricordiamoci, anche in America dai camerieri di sinistra, perché è stato fatto sotto il periodo di Clinton, ricordiamocelo, a chi dice che la sinistra è sempre a favore del popolo, perché fu Clinton a decidere un atto che, anche diciamo, di fronte a cui Franklin Delano Roosevelt sarebbe non ridito, erano membri diciamo dello stesso partito, anche se non dimentichiamoci che storicamente negli Stati Uniti, le due grandi lobby, diciamo quella degli armamenti, delle guerre, del petrolio, sta con i repubblicani, dall'altra parte ci sono le banche e i poteri finanziari, quindi già lì pagava pegno lo stesso Obama, diciamo, con Obama il governo si ritardano le guerre e aumentano i disastri finanziari, se va su Bush, guerre a tutto spiano e un maggior controllo, rigore in teoria di facciata, sì, quello che dice è assolutamente corretto, cioè. Poi però è anche vero che Clinton fu fatto fuori dopo un mese che aveva firmato un decreto nel quale autorizzava la Federal Reserve a stampare direttamente per conto degli Stati Uniti la moneta senza l'emissione di buoni del tesoro americano, per cui cercato diciamo a livello, come dire, embrionale di ritornare a una proprietà sulla moneta, e fu fatto fuori sostanzialmente per quello, perché poi i grossi potentati finanziari, le grosse famiglie che avevano in mano la Federal Reserve avevano, ci provocò il presidente prima di lui, no? Chi è stato assassinato anche lui. Era Abramo Lincoln che lui voleva. Abramo Lincoln, esatto. Ci provò Lincoln, fu fatto fuori, dopo arrivò per lo stesso motivo, no? Ogni volta che si cerca di eliminare questo problema qui, della proprietà privata della moneta, no? In effetti gli Stati Uniti perché sono così conciati? Sono conciati così perché loro hanno cominciato. Perché la privatizzazione della produzione della moneta negli Stati Uniti è cosa storica ormai da 150 anni, per cui le famiglie americane sono indebitatissime, hanno un debito privato che è il 240% del debito pubblico, hanno cominciato a comprare le prime lavatrici negli anni 60 a credito dalle banche senza avere i soldi e si sono ritrovati completamente con le finanze, hanno il debito sul debito. Sì, sono le finanze completamente a pezzi. Io ho visto delle pubblicità su YouTube degli anni 60 in bianco e nero, bellissime, atroci, dove c'è praticamente la banca tale d'Italia che dice all'americano, vedi proprio il filmatino, no, dell'americano straccione con vestito da paziente, la banca che dice, vieni da noi, hai bisogno di soldi, non c'è problema, vuoi comprare la lavatrice, vuoi comprare la macchina, e vedi il cartone animato del paziente che entra in banca e esce col macchinone, con gli occhiali a specchio, vestito da...
se tanto da agente di finanza, no? Come se praticamente avesse guadagnato i soldi, no? Da voce di corritoio a me mi è giunta una notizia che praticamente il dollaro americano nella tipografia, che non è tipografia di Stato, comunque fa fede alla Federal Reserve, nella tipografia praticamente quando hanno bisogno di pompare un po' più di moneta, arriva un omino con la sigaretta in bocca, la mano in tasca, gira una manetta, sposta dall'attacca dall'8, la gira al 10 e vedi che la macchinetta gira un po' più di va a tutto vapore, ta 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 ta, e stampa un po' giù. E lì il problema l'hanno risolto. Poi quando è sistemato tutto, richiamano quello con la sigaretta in bocca e dico, oh, torna giù, rimetti a forza 7, forza 8, perché, ok, adesso andiamo bene. Allora, prima di passare la parola a Domine Dio, io adesso vi voglio fare una domanda, che poi è la domanda che si faranno tutti i nostri cortesi radioascoltatori. Allora, ipotizziamo lo Stato dittatore dello Stato canaglia. Il dittatore buono, dispiaciuto di essere il dittatore, ma lui fa il dittatore, noi vogliamo ricordare anche per chi ci ascolta, il dittatore a lui non gliene frega un cazzo di fare il dittatore, lui è obbligato a fare il dittatore, perché in un mondo di farabutti, se tu vuoi mantenere nel tuo paese la democrazia, vuoi salvaguardare il cittadino, vuoi salvaguardare la persona per bene, tu devi imporre la dittatura, perché se arriva il farabutto che rappresenta le lobby, che vuole arraffare, privatizzare l'acqua, mettere in culo il cittadino, no, tu sei un dittatore, allora tu quello lì lo prendi e lo butti in cattabuia. Allora, per salvaguardare la democrazia ci vuole il cosiddetto, il Gheddafi di turno, diciamo, il cosiddetto pugno di ferro, una persona che faccia da garante. E chiaramente che il dittatore, lui, quando si guarda allo specchio, dice, ma che cazzo a me me la fa fare a fare il dittatore, se non ci fossero i farabutti nel mondo, io farei anche meno di fare il dittatore, me ne vado in giro a fare shopping, vado nei negozi, faccio la vita come tutti. Però lui l'hanno costretto, visto anche che la democrazia senza il dittatore darebbe la possibilità, come per esempio è avvenuto in Italia nell'ultimo ventennio, nell'Unione Europea di recente, darebbe la possibilità, la democrazia senza la dittatura, al famoso truffaldino, il cosiddetto, diciamo, la persona che rappresenta le lobby, che rappresenta il potere forte, che rappresenta il sistema bancario corrotto, darebbe la possibilità a questa gente qua di prendere il sopravvento sugli affari di Stato. Allora la mia domanda è questa: ma nel paese dove c'è il piccolo dittatore mezzo dispiaciuto di fare il dittatore che non lo vorrebbe neanche fare, gli americani arrivano lì e gli dicono, oh guarda, noi, voi avete il petrolio, ci serve a noi, ma ve lo paghiamo, non c'è il rischio che il dittatore dice, Sì, ok, voi avete i soldi, il dollaro, ma a me di tutta quella cartaccia lì non me ne frega un cazzo, se la volete comprare mi portate qui moneta sorante in oro. Non c'è questo rischio qui che il dittatore a un certo punto, conoscendo anche tutto il giro del fumo, si rompa, scusate anche il termine, si rompa veramente i coglioni e gli vada a dire agli americani, io vi do tutto quello che volete, però non pagate, io quella cartaccia lì non la voglio neanche vedere, me la pagate moneta sonante? Scusa Patrizio. Sì, c'è stato questo rischio, storicamente noi abbiamo visto addirittura che anche in Italia nel 1830, nel sud Italia, quando venne Ferdinando II, la cosa che rispose agli inglesi che volevano gli zolfi in Sicilia, gli disse, o me li pagate tre volte tanto, oppure io gli zolfi li do ai francesi. Noi abbiamo avuto anche questi casi, perché ricordiamo che questi progetti di unificazione finanziaria sono storici, e il primo esempio di unione politica è stata l'Italia. Certo. E l'Italia è stata anche fatta, perché? Perché qualcuno al sud, qualcuno, dico, su i centri del mercato a Londra e a Parigi, allora Washington non era potente, aveva deciso che quel re, quel piccolo, di quel piccolo stato che fa capo alle due Sicilie, aveva rotto le scatole.
perché ricordiamoci pure che Ferdinando II, bistrattato dagli storici inglesi come re bomba, era stato uno che aveva investito, aveva portato il bilancio in attivo, però la cosa che aveva deciso lui è che tutte le esportazioni dovevano essere pagate in oro e argento. Tutte le esportazioni, volete la frutta? Mi dai l'oro, vuoi l'oro o l'argento? Infatti ricordiamo che quando c'è l'unificazione, il sud Italia aveva una quantità di monete d'oro che era pari a 10 volte le monete d'oro presenti sull'altra parte del territorio nazionale. Siccome gli inglesi avevano notato questo senso di indipendenza da parte del re Ferdinando II, diciamo anche che per degli errori fatti dallo stesso Ferdinando II, alla sua morte scusa Patrizio, non ti sento più in linea. Diciamo che questi inglesi, alla sua morte, spinsero dietro l'autorizzazione a uno Stato sotto il loro gioco, quale era il Piemonte, di unificare l'Italia. Noi vediamo che è la stessa cosa che sta succedendo adesso in Europa. Tutte le voci di dissenso vengono automaticamente represse. È successo in Africa con Gheddafi, perché è stato fatto fuori? Perché aveva risposto agli americani quello che rispose nel 1830 Ferdinando II. Disse: io voglio commerciare con voi, però voglio che il petrolio voi me lo pagate in oro e argento. E loro non ci ha visto che loro ti rispondono: e beh, ma noi tanto ti stampiamo della carta, ci scriviamo sopra che comunque un valore ce l'ha, tu non è che ti devi preoccupare che noi siamo insolventi, male che vada ne stampiamo, chiamiamo quello con la sigaretta in bocca. Questo è il vantaggio che hanno gli Stati Uniti, diciamo, comunque. Il vantaggio che hanno gli Stati Uniti è questo qui, sostanzialmente, che loro possono non dare il mercato di dollari perché tanto viene considerata la moneta di riferimento, comunque va nel mondo, comunque il dollaro è garantito come considerato una moneta solvibile, no? Per cui il discorso degli Stati Uniti è un po' diverso da quello dell'Europa. Cioè, gli Stati Uniti di fatto hanno la possibilità di stampare la moneta e di pagare merci che importano in dollari, perché la loro moneta è considerata una moneta di riferimento mondiale. Ci sono paesi che hanno le monete non floating vincolate al dollaro. La stessa Russia, 3 o 4 anni fa, no, provò quando fece il crack finanziario delle banche, no, fissò, tolse il rublo floating rispetto al dollaro, si ancorò al dollaro, fecero il crack finanziario, e poi Putin, che non era scemo, cosa ha fatto? Ha rimesso il rublo floating e ha prestato lui soldi alle banche. C'è il caso più unico che raro di un paese che si mette lì e da lui su. Ha fatto bene perché ha fatto vedere che comandare lo Stato, non è la banca. La Russia è un paese a moneta sovrana floating, quindi è un paese che può tranquillamente farsi le economie fiscali che gli pare piacciono. Quello che non possono più fare i paesi dell'Eurozona. Io a questo punto faccio un'altra domanda, che è un po' una domanda a coltello, rivolta a Patrizio. Circa, secondo te Patrizio, la vicenda di Struscan, che gli hanno messo un mignottone nell'albergo e l'hanno tolto di scena proprio quando era presidente del Fondo Monetario Internazionale e voleva detronizzare il dollaro come moneta di scambio a livello internazionale e introdurre una moneta internazionale. Questo fatto, secondo te, ha delle implicazioni? Ci possono essere dietro la CIA delle storie, un po' da complottisti, come lo vogliamo chiamare? Se noi leggiamo John Perkins, che è ex agente CIA, e leggiamo, c'è stata fatta anche un'intervista a un ex direttore bancario delle banche svizzere,
è stato detto chiaro e tondo che cosa succede, che dietro la questione c'era appunto la CIA e c'era anche il gruppo Bilderberg. Perché che cosa è successo di fatto? È successo che il gruppo Bilderberg mette uomini che hanno, diciamo, dei pervertiti al potere. Se questi pervertiti al potere, perché li mette pervertiti, o come giustamente Andrea dice, pellegrini, mignoccari, pedofili e tutta una serie di persone che naturalmente noi definiamo poco raccomandabili. E, ricordiamo che questo personaggio, questa intervista circa 3 mesi prima della nomina di Christine Lagarde presidente del Fondo Monetario Internazionale, uscì questa intervista sull'Economics in cui questo membro segreto di questa banca svizzera affermava chiaramente: nel giro dei 3 mesi Christine Lagarde verrà fatta presidente del Fondo Monetario Internazionale. Questo perché? Perché loro mettono tutti questi uomini tipo Strauss-Kahn, Berlusconi o chi più ne ha ne metta, che hanno queste caratteristiche, che sono tutta una massa di pervertiti, pellegrini, perché a quel punto gli mettono lì la troia e loro fanno quello che dicono questi membri del gruppo Bilderberg. Però che cosa succede? Che poi a un certo punto, quando qualcuno di questi si discosta, esce fuori lo scandalo. Strauss-Kahn fosse un mignottaro, si sapeva, un mignottaro pellegrino, si sapeva circa 3 da circa una decina d'anni. Si sapeva. Poi a un certo punto è uscito fuori lo scandalo quando? È uscito fuori questo scandalo quando... Che faceva finta di non saperlo, era la moglie perché prendeva una barca di soldi. Esatto. Un po' come la Veronica Lario col Berlusco. Sì, è uscito fuori poi questo scandalo perché? Perché lui a un certo punto ha detto che bisogna, nel senso che ha detto che bisogna cercare una moneta alternativa al dollaro, legata all'oro, voleva fare i diritti speciali di prelievo legati all'oro. E quelli lì americani hanno detto: porca puttana, ma che cazzo sta dicendo quello là? Ci rovina le uova, poi noi che cazzo che importiamo tutto dai cinesi? Che cazzo con che cosa scambiamo? Infatti, i cinesi ne hanno parecchio di debito pubblico americano, anche se hanno calato l'esposizione, ma hanno parecchi dollari. Quando il debito pubblico è in dollari e il dollaro te li stampi te, cioè. Sì, sì, il vantaggio è quello lì, no? Che carta hanno... per carta arriviamo. Vantaggio che hanno loro. Sono, guarda, perché siamo buoni, facciamo così. Il debito è 10 e tanti non ce la faremo mai. Noi facciamo una cosa: vi paghiamo il doppio, vi diamo il doppio e noi non ci rompete più il coglione. E gli stampano tutta la carta che gli devono dare, gliela mandano lì e il problema l'hanno risolto. Ipoteticamente cadono sempre pieni. Certo. Sì, e quindi questo che cosa significa? Significa che loro a un certo punto, queste persone, loro mettono a posto il pellegrino, il mignottaro, il pedofilo di turno al potere perché è manovrabile. Per essere cosiddetto ricattabile, in quel modo lì, prima di tutto il pellegrino sappiamo che è molto più plagiabile perché gli fai fare quello che vuole, semplicemente, gli fai fare quello che vuoi, semplicemente plagiandolo, usando i suoi vizi. E seconda cosa, tu puoi rendere noti fatti suoi di vita privata o puoi anche farlo cadere in certi tranelli e toglierlo di scena quando non ti va più bene. Sì, noi consideriamo che c'è il sospetto che sia stata fatta la stessa cosa anche con Berlusconi. Noi sappiamo, ad esempio, che a un certo punto Berlusconi comunque era rinomato essere un pellegrino, lo sapevamo tutti. Sì, sì, aveva poi il pellegrino proprio... Berlusconi, io penso che se anche vai dagli esquimesi lo sanno anche loro. Però che cosa cavolo è successo? Che lui ha fatto tutta una serie di reati, di mafia, di protezioni, di latitanti, cose che nessuno, anche in quel caso, non è stato toscato. Poi che cosa è successo? Che Putin, storico nemico della Russia, nemica del gruppo Bilderberg, ha capito che era possibile, ha utilizzato lo stesso sistema per manovrare Berlusconi. Che quindi a un certo punto il gruppo Bilderberg l'ha scoperto e ha fatto uscire tutte le altre storie.
E quindi siamo arrivati a un punto che Berlusconi ha trattato per la mafia, non è stato fatto fuori politicamente per i suoi rapporti, ha protetto una gigante per 20 anni, ma è stato fatto fuori per questioni di pedofilia. Sì. È stato fuori Se posso dire due parole su questa cosa, sono assolutamente d'accordo. Sostanzialmente Berlusconi è stato fatto secco dai potentati neoliberisti nel novembre 2011, quando questi hanno visto che lui cincischiava sui 20-21 punti della lettera Draghi-Trichet che chiedeva all'Italia delle cose specifiche, cioè tagliare la spesa pubblica, eccetera, eccetera. Quindi è stato fatto secco, è stato fatto secco quando non gli serviva più, chiaramente utilizzando anche lì gli italiani hanno provato a togliersi dei coglioni in tutti i modi, non ce l'hanno fatta di qui di lì. Ma questi l'hanno eliminato in una settimana, cioè hanno messo lì direttamente il ragioniere delle banche che si è fatto fare pure in un pomeriggio il presidente della Repubblica del Paese delle Banane gli ha fatto avere il senato a vita, quindi ci ha voluto pochissimo, diciamo, è stato un golpe veramente soft, grazie alla totale disinformazione, bastata un minimo di campagna massmediatica, ma neanche più di tanto, 3-4 giorni di campagnetta massmediatica sui danni della spesa pubblica, sui dipendenti pubblici parassiti, sul deficit dell'INPS, sul buco della spesa pubblica e quant'altro, insomma le solite ricette, le solite cose per favorire la transizione di fatto delle banche al potere in Italia. Il problema è che dove si andrà a finire, perché secondo me adesso, non vorrei anticipare la conclusione della questione, però adesso in Grecia sostanzialmente stanno facendo un esperimento pilota di vedere quanto riescono a tirar fuori, a cavare da questi qui, no? Cioè sostanzialmente i greci ci anticipano soltanto perché per ragioni economiche hanno sempre avuto una bilancia dei pagamenti negativa dal momento che producono poco e importano molto. Quindi, mentre prima con la moneta sovrana che era la dracma pagavano tranquillamente il gas, il petrolio e tutti i beni di necessità che importavano da fuori, e quindi quando gli veniva chiesto il pagamento semplicemente stampavano altra moneta aumentando il debito pubblico in quanto prese moneta sovrana floating, lo ripeto, nel momento in cui hanno perso la moneta sovrana il loro debito pubblico si è trasformato in un debito privato con le banche, è chiaro che se quello che ti vende il gas tu lo puoi pagare soltanto in euro, ma per pagarlo non ce li hai, devi andare a farlo prestare dalla banca che ce li ha, automaticamente tu sei rovinato. Poi dopo arriva il Fondo Monetario Internazionale che ti dice no, ma preoccupatissimi tutti quanti della eventualità catastrofica che questi escano dall'area euro, perché significherebbe la fine dei piani di questi signori definitivamente, perché se esce la Grecia dall'area euro tempo un mese fuori d'Italia, fuori la Spagna, e i tedeschi hanno finito di vendere le Audi e Volkswagen in giro per il mondo, perché voglio vedere come fanno a vendere un Audi a 40.000 euro quando se noi ancora avessimo una Fiat che sta in piedi con i grandi ingegneri del passato che hanno inventato grandi motori, cioè noi siamo un paese straordinario con delle potenzialità pazzesche, abbiamo inventato il computer, abbiamo inventato un'industria motoristica mondiale e siamo ridotti come delle pezze da piedi, no? Però voglio dire, dovesse succedere questa cosa qui, è cosa che non succederà perché stanno facendo tutto per l'appunto per non far uscire la Grecia, dall'area euro, no? A colpi di prestiti, interventi del Fondo Monetario Internazionale che finanzia lo Stato aumentandogli ulteriormente il debito pubblico, dicendo che non ti preoccupare, ti presto io altri soldi a strozzo che così l'anno prossimo mi devi dare ancora i soldi, cioè non io Fondo Monetario Internazionale, ma io faccio da braccio armato, cioè faccio in modo che ti vengano prestati dalle banche, ci penso io a farti avere altri soldi in prestito, non ti preoccupare, ti tengo dentro nell'area euro perché mi serve che tu stia dentro, no? E quindi lì stanno facendo un esperimento pilota di quanto si riesce a tirare fuori da questi qui prima che scoppi la guerra civile, che già di fatto praticamente lì alle porte, perché lì c'è la gente che si massacra in piazza, no? C'è la polizia che spara al soltero sulle persone, ci sono interi quartieri popolari in sommossa in Grecia, ad Atene, c'è una situazione devastante. Distruzione completa dello stato sociale, gente che crepa per strada, cioè io ho anche amici lì che neanche italiani stanno lì e raccontano cose abbastanza raccapriccianti. Ma che cosa pensi anche del fatto che è stato detto? Io penso, scusami, che lì così sostanzialmente possono succedere due cose.
veramente scoppia una guerra civile e quindi con una destituzione proprio dell'attuale governo e quindi un caos generale, o se no questi signori qua ti fanno un bello staterello pseudofascista con i manganelli e a quel punto ti mettono su una bella dittatura di estrema destra al soldo direttamente di questi padroni e con una privatizzazione sostanziale di tutti i servizi e tieni buona la gente a colpi di manganello piuttosto che di pistola. I greci hanno già avuto regimi di questo genere in passato, quindi non sarebbe neanche una cosa nuova. E tra l'altro sarebbe anche un ottimo esempio per gli altri paesi, per l'Italia e la Spagna. Attenzione, perché sennò fate la fine anche per la Grecia. Quindi non fate troppo casino, non rivoltatevi contro l'Italia che ti sequestra, ti pignora la casa perché non hai pagato una cartella esattoriale, cioè non hai pagato il camione Rai o la cartella esattoriale di 150 euro e ti porta anche l'automobile, cazzo. Dopo devi andare al giudice e spiegargli di sei ragioni. Quindi, secondo me lo scenario è abbastanza inquietante, scientificamente inquietante, non credo che ci siano tanti spiragli. Si tratta solo di capire cosa succede, perché la Grecia comunque non possono permettersi che uno Stato, anche singolo, esca dalla metà in discussione l'euro, perché se esci dall'euro e hai una moneta troppo svalutata, a quel punto hai come primo effetto un aumento pazzesco delle esportazioni, un incremento della produzione e del lavoro, e quindi vai a portare via mercato. Cioè se la Grecia esce, tutto sommato non hanno una grossa indicazione, prima bilancia non ce l'hanno, non hanno un'industria da punto di vista, non hanno un'aviazione, non hanno un'industria pesante, cioè noi abbiamo l'Ilva lì di Taranto, che è la seconda manifattura a livello europeo per la produzione dell'acciaio, no? Se non vado errato, che anche quella sta per essere naturalmente smantellata, come le nostre produzioni, no? Tutto a vantaggio dei tedeschi, che sono quelli che hanno la più grande, diciamo, di Fortunato. E quindi, se noi riusciamo ad andare euro, sono veramente cazzo per questi qui. Perché se si svalutano troppo la moneta, ripeto, questi qui hanno finito di vendere, per esempio, le automobili. Beh, io non spendo 40.000 euro per comprare un Audi A6, quando con l'equivalente di 20.000 euro mi comprerò una macchina più o meno equivalente, e che ripeto, se ci fosse ancora, se ci fosse un piano industriale ancora serio dietro la Fiat, sarebbe veramente concorrenziale. Ora il problema è che intanto dietro la Fiat, per esempio, non c'è nessun piano industriale che si spieghi, perché giusto per aprire una parentesi, spiegatemi se ha un senso andare a vendere la Fiat 500 negli Stati Uniti dove la macchina più corta si accoppa lungo 5 metri, se fai un corso non ti tira fuori con la pneumatica idrica. Tra l'altro non ha neppure passato il crash test dell'automobile, per cui hanno dovuto gonfiarla, fare una specie di schifezza, che è una 500 gonfiata, ignobile, proprio per il mercato americano, e d'altra parte vendere le macchine americane qua, già presenti sul mercato italiano, con il nome Dodge, posto che altro, che ce ne sono tre in tutta Milano, cambiare il nome e pensare che cambiando il nome il motore che ci sta dentro, no, da 3.000 benzina, venendo turbo diesel, che corre a ammazzarsi per andare in piena recessione a comprargli la macchina a questi stronzi. Cioè, delle cose incredibili che denotano come questi manager non sono lì per fare i soldi con il mercato reale, non me ne frega un cazzo. Se c'è la crisi dell'auto, questi cosa fanno? Scaricano un po' di operai sulla cassa integrazione statale o usano gli ammortizzatori sociali, no? E poi invece campano con gli interessi sul denaro che hanno accumulato, campano con le rendite finanziarie. Quindi la storia stessa della Fiat è emblematica per spiegare come funziona il mercato attuale, a mio parere. Ma quindi, non credi che anche questa storia sia anche generata dal fatto che comunque ci sia sempre stata una sorta di avversione a una tassazione di tipo flat? Ma, no, ma è giusto che ci sia una versione alla tassazione tipo flat, perché è una delle cose fondamentali perché tassi. Ti faccio un esempio: se c'è una tassazione, se ci fosse una tassazione di tipo flat, a me ad esempio, se io pago per dire il 30% tutto completo, sia sui redditi finanziari che sugli altri,
a me di fatto non conviene fare, di fatto indebitarmi più di tanto, riduco il potere delle banche e i giochini finanziari non posso, ma se io ho una tassazione progressiva, io posso avere un'impresa, mi indebito con la banca in modo che il mio reddito operativo derivante dall'impresa è zero, investo questi miei soldi in prestiti che faccio tramite, ad esempio posso dire, titoli di Stato, io ottengo gli stessi utili, l'unica cosa è che la tassazione sulle redditi finanziari è 12,5%, la tassazione sui profitti dell'impresa è il 30%. Ma stai dicendo esattamente quello che sostengo io, cioè che oggi lavorare non fa comodo a nessuno di fatto. Primo perché il mercato finanziario è quello che regge l'economia, no? E secondo perché non c'è più niente da fare sostanzialmente. Cioè, se tu giustamente dici, se io ho un'impresa edile che costruisce edifici e che viaggia con una spesa generale utile di impresa del 14%, se mi va bene, il 14%, quando invece giocando con prodotti finanziari io posso realizzare a breve termine la stessa rendita, che cazzo me lo fa fare di reinvestire nella ruspa, nell'escavatore, nel no, ma poi non solo, poi io ad esempio sono spinto anche a avere, di fatto io aumento il potere delle banche perché io sono spinto comunque a richiedere il prestito, perché io richiedo il prestito perché così almeno è tutto strutturato per spostare appunto i profitti lato rendita economico finanziario, quindi toglierli da quello che dovrebbe essere un mercato basato sulla produzione reale di beni e servizi, cioè a favore della gente che sta dentro uno Stato, e spostare le rendite finanziarie, cioè fare i soldi con i soldi sostanzialmente. Adesso questo è quello che comportano le economie neoliberiste con il loro piano. Io sostengo, ad esempio, da una vita sono sempre guardato per pazzo quando dico che una tassazione di tipo progressivo in realtà incentiva a spostare i redditi sul versante finanziario. Questo sì può essere, però del resto bisogna considerare che se noi fossimo in un ipotetico stato civile, diciamo a democrazia partecipativa mediamente avanzata, come lo erano gli stati angloamericani prima degli anni '80, cioè Italia, Germania, Francia, Inghilterra, prima che arrivassero Kohl, la Thatcher, Mitterrand, cioè prima che arrivassero i grandi capi di Stato che hanno consentito questa riscossa neoliberista nei mercanti che ha portato poi al risultato devastante che vediamo adesso. In uno Stato a democrazia partecipativa mediamente avanzata, funzionante, dove lo Stato può fare delle politiche fiscali e dove il controllo della moneta è nazionale, dove la tassazione viene fatta correttamente, cioè secondo le teorie che hanno funzionato fino ad allora, cioè le cosiddette teorie di Keynes, cioè quelle in cui sostanzialmente, come giusto che sia, chi ha meno paga proporzionalmente meno sul proprio reddito, se no fa in morte di fame, chi ha di più, cioè la tassazione comunque inevitabilmente deve essere progressiva. A questo punto io faccio una domanda che poi la faccio ad entrambi, è la domanda di chiusura. A questo punto, se diciamo le lobby, le banche, i grandi gruppi finanziari mandano sul lastrico interi paesi, la gente non ha più un lavoro perché non c'è più interesse mantenere uno stato sociale, dare il lavoro alla gente, ma non c'è poi il rischio che i grandi potenti, una volta che tutto sull'astrico non c'è più, non gira più moneta, la gente è all'astrico, muore di fame, si guardano in faccia e dicono, ma adesso noi a che cazzo glieli rubiamo i soldi? E se si fa la guerra fra di loro? È stato quello che è successo anche in passato con le guerre varie, guerre mondiali, addirittura ci sono state delle lettere raccapriccianti fra il gran maestro Albert Pike
della massoneria americana e fondatore del Ku Klux Klan è Mazzini, che scritte a fine dell'Ottocento, ricordiamo, entrambi i membri di logge massoniche, in cui si parlava chiaro e tondo che c'è bisogno di fare tre guerre mondiali. La prima guerra mondiale serve per instaurare un regime ateo in Russia, la seconda guerra mondiale per creare una guerra fra nazionalisti in modo da eliminare le concorrenze degli ebrei in Europa, la terza guerra mondiale sarà fra ebrei e musulmani in modo da evitare da eliminarli dalla faccia della terra tutti e due, in modo che si eliminino, in modo da poter instaurare un regime di comando bancario. Il che è raccapricciante se si pensa che questa lettera è stata scritta nel 1880. Assolutamente raccapricciante. C'era già chi l'aveva vista lunga. Diciamo che probabilmente è stato tutto programmato, si sapeva che a un certo punto sarebbe scoppiata la guerra perché riducendo gli stati tramite prestiti alla fame, e che l'unico modo per far riprendere l'economia sia stato tramite una guerra. Andrea, che la parola? Ah, scenario interessante, in realtà io non sono proprio un esperto di storia, dei rapporti internazionali da pronunciarmi nel merito, però quello che vediamo è sotto gli occhi di tutti, sostanzialmente. Diciamo che l'unica cosa che, diciamo, ciò che è evidente, no? È evidente che la gente per esempio non lo sa, ma sono stati fatti degli studi da economisti certamente alternativi, ma comunque altrettanto validi, anche l'ultimo economista recente che è stato anche premio Nobel per l'economia, non ricordo il nome, ma comunque basta andarsi a vedere le conferenze, sempre cito Paolo Barnard perché è un ottimo riferimento da questo punto di vista, per vedere come per esempio il trucchettino dell'Eurozone è costato in Italia dal 2007 al 2010, cioè in tre anni, è costato 457 miliardi di euro, vale a dire circa 30 manovre finanziarie, quando invece la somma totale degli interessi economico-finanziari che vengono movimentati dalla corruzione e dalle mafie in Italia è stimata in circa 6 miliardi di euro all'anno, cioè significa dal 2007-2010 vuol dire 6, 12, 18 miliardi di euro. Quindi poi naturalmente nei telegiornali vengono sbattuti in faccia la gente i 18 miliardi di euro delle mafie, del politico Romano Minchione che si mette la maschera maiale, fa le feste, fa le orge, pagani, eccetera, ma nessuno parla dei 457 miliardi che vengono strozzati allo Stato nazionale Italia con il giochino dell'Eurozona in tre anni. È come se tu, come diceva il buon Paolo Barnard, l'ottimo Paolo Barnard, sei sotto attacco nucleare e ti preoccupi che c'hai le stringhe slacciate. Non so se rendo l'idea. Quindi, cioè, la gente dovrebbe sapere che il vero problema non sono i maggiordomi, ma come diceva il collega, sono i potentati che ci stanno dietro. I maggiordomi vanno e vengono, cambiano la faccia, qualcuno dura di più, qualcuno dura un po' meno, ma è il disegno generale che bisognerebbe sconfiggere. Quindi purtroppo non vedo nella classe. Tra l'altro guardate cosa stanno facendo questi signori che fino, diciamo, chi ha firmato il Trattato di Lisbona, Berlusconi, Tremonti, Brunetta, questa gentaglia qui era il governo nel 2008, c'erano loro, avevano la maggioranza in Parlamento, avrebbero potuto benissimo fare un referendum nazionale, spiegare alla gente che cosa significava perdere la sovranità monetaria, chiedergli, ma è naturalmente illusorio pensare che avrebbero potuto anche soltanto lontanamente immaginare di fare una cosa del genere, no? E adesso te ve li ritrovate nelle trasmissioni, nei telegiornali o nelle trasmissioni della domenica pomeriggio, con il presentatore che fa la geografia di quello che aveva firmato il Trattato di Lisbona, e viene chi spara anche europeista che spara zero sulle banche, spiega che l'euro è una truffa, quando c'era lui al governo è entrato lui in area euro, mica ci sono entrato io, cioè ci hanno trascinato dentro, no? Adesso né io e Patrizio eravamo in Italia nel 2008, completamente perso qualsiasi credibilità. Ma quindi, Andrea, scusa, ma ai cittadini, alla gente che ha votato, al cittadino comune,
gli è stato chiesto, gli è stato sottoposto, ventilata l'idea se volesse o meno entrare nell'Eurozona? No, assolutamente non, non, è, non è... La gente ancora come adesso... Come per dire, sa, decido io per tutti. La gente adesso non lo sa che cos'è la sovranità monetaria, che cos'è il Trattato di Lisbona, che cos'è il Trattato di Maastricht, che cos'è l'area euro. Cioè pensa che sia un disegno politico di qualche grande pensatore illuminato che ha pensato di mettere assieme tante culture, tante tante esperienze e creare un unico stato coeso, politico, economico, finanziario, non c'è nulla di questo, c'è semplicemente di quello che abbiamo detto fino adesso. Quindi non pensa, l'informazione non esiste in Italia come non esiste in altri paesi, non è che siamo peggio degli altri, siamo cominciati peggio degli altri, secondo me. Cioè, penso che anche se vai da un francese gli chiedi che cos'è il Trattato di Lisbona, o se gli chiedi che cos'è lo European Bureau piuttosto che il gruppo Bilderberg, ti viene su dalle nuvole. Cioè, quindi in questo non penso che noi siamo messi peggio degli altri, forse noi siamo più, come dire, storicamente l'italiano è più disposto a subire tutto quello che gli capita, cioè ha un livello di tolleranza veramente alto. Ma non pensi anche che storicamente, diciamo, l'italiano, l'Italia sia proprio nata come stato cuscinetto, quindi anche le persone hanno assunto una mentalità da cuscinetto. Molte volte, se noi vediamo, sono state fatte, diciamo, delle scelte che andavano contro, diciamo, il senso comune, perché diciamo che storicamente, almeno se noi guardiamo i nostri primi ministri, i nostri re, i nostri presidenti, il 90% rappresentano nell'identikit di questo direttore di Banca Svizzera intervistato dall'Economist di tutta gente che erano storicamente, come dice Andrea, dei pellegrini manovrabili. Questo può essere. Tu basta che consideri che l'Italia è l'unico paese d'Europa che non ha mai fatto una rivoluzione. Cioè noi siamo capaci di andare in guerra, partire nella guerra con uno, finire la guerra dall'altra parte e dire che abbiamo vinto, che se abbiamo perso o che abbiamo pareggiato. Non c'è nessuno che... No, io mi riferisco anche a un fatto che, cioè, statisticamente, se noi vediamo anche da quando è stata unita, cioè i re italiani, ti faccio un esempio, oppure molti dei primi ministri italiani avevano lo stesso vizietto di Berlusconi. Ah, beh, certo. Addirittura si sospetta che lo stesso tipo insospettabile come Umberto II, che sia in realtà il nostro presidente napoletano, sia in realtà il figlio segreto di Umberto II. Quindi praticamente noi stiamo parlando di un, diciamo, un livello di scelta che ci lascia interpretare che storicamente almeno l'Italia sia stata creata come stato cuscinetto. Può essere anche quello, può essere, però è un dato di fatto che noi alla fine degli anni 70 eravamo comunque un paese dove si stava veramente bene, si viveva bene, cioè, tutto sommato, voglio dire, c'era meno disparità, c'era meno concentrazione di capitale di quella che c'era adesso. Cioè adesso il prodotto interno lordo cala, il debito sale e la ricchezza si concentra sempre nelle mani di poche persone, no? Allora dico, ma cioè, se l'economia che tu crei ti deve portare a questi risultati, è evidente che non funziona e che devi pensare a una cosa alternativa. La tragedia è che purtroppo nessuno dei rappresentanti che abbiamo in Parlamento si azzarda a pensare a soluzioni alternative, cioè, non è proprio, non è prevista come opzione, quindi questo va a dire, non so cosa succederà adesso alla prossima elezione, sinceramente. Mi auguro che quantomeno questi nuovi movimenti di opinione, tra cui anche 5 Stelle, per quanto possa essere anche considerato per certi versi un po' populista, però mi auguro che riescano comunque a mettere dentro carne fresca in una classe di corrotti e di gente che ormai non ha più nessuna credibilità, cioè che almeno il primo anno di governo qualcuno riesca a fare qualcosa, cioè parlare di ridiscutere il Trattato di Lisbona, ridiscutere il Trattato di Maastricht,
ricostruire, riprendersi un po' di sovranità monetaria. Anche perché le costituzioni sono lì che ti proteggono, cioè la Costituzione italiana protegge lo Stato nazionale, mica dice che la Commissione europea può arrivare e dirti l'agenda politica che fare. Cioè, se in un paese civile con una condizione, come dire, democratica di media qualità, se arriva un banchiere, cioè se arrivano Draghi e Trichet, mi fanno una lettera che mi spiegano a me, Stato italiano dotato di una mia Costituzione, come cazzo devo gestire la spesa pubblica, questi li piglio a calci nel culo, ma non ci penso due secondi. Quindi, la tragedia è che nessuno si azzarda a fare una cosa del genere, che è quel che è stato messo lì, è stato messo lì, se sta lì deve fare quello, se non fa quello è di Berlusco, e anzi magari comincia ad andare a fare affari con i russi, e cercare di aprire, cioè fare cose strane, no? Che non piacciono magari ai tedeschi, lo prendi, lo butti giù e metti su un altro, fai un po' di campagna mass mediatica e trovi la soluzione. E purtroppo questo è il mio scenario, questo qua. Io non vedo grosse possibilità di riscosso, se non quelle di, cioè chi potrebbe mai parlare di dire riacquistiamo la sovranità monetaria, fanculo il debito pubblico che poi è privato, che non esiste, l'unico debito pubblico che io conosco è quello che ho contratto con i cittadini che mi hanno comprato i buoni del tesoro, i BOT, al 3% dopo 10 anni di interesse, tutti gli altri banchieri che si inculino, io rimetto a stampare la moneta, se vi va bene così, se non vi va bene. Faccio un referendum a livello europeo, chiedo alla gente, spiego alla gente che cos'è veramente, cosa significherebbe riacquistare la proprietà della moneta, mi rimetto a fare delle politiche di occupazione, di lavoro, basate semplicemente sui servizi, che ce n'è di cose da fare, cioè, ce ne sono tantissime di cose da fare al di là del produttore automobili piuttosto che acciaio. Anche quelle sono importanti, però no, nessuno potrebbe mai portare avanti una politica in questo genere, perché la riscossa di questi signori è una riscossa che parte da lontano, che è impiegato, hanno cominciato negli anni 30 e ci sono riusciti adesso nel 2012, ci hanno impiegato 70 anni, adesso vogliono fare l'amero in America Latina, ci impiegheranno 70 anni e faranno l'amero in America Latina e prenderanno in mano l'economia, privatizzeranno la moneta unica dell'America Latina e metteranno sotto scacco, ci impiegheranno magari un po' di più perché questi arrivano degli ex di varia natura, però adesso hanno una volta di libertà, hanno un astio generalizzato nei confronti dei grossi poteri, come dire, precostituiti bancari piuttosto che nei confronti degli Stati Uniti per ovvie ragioni, e questo un po' li protegge e farà sì che impiegheranno più tempo a fare quello che hanno fatto con i 70 anni, magari ci piegheranno di più, ma comunque lo faranno. Secondo me in America Latina c'è stata una cosa che attualmente è differente, che comunque vediamo che i presidenti attuali dell'America Latina sono piuttosto, diciamo, delle persone che vanno molto contro lo stavrotere del Bilderberg, per esempio. E sono vediamo anche la legittimazione popolare, tra l'altro. Sì, se vediamo ad esempio quello che è successo in Ecuador con Assange. Per quello che loro sono, dico che impiegheranno molto più tempo questi qui a fare quello che vogliono fare là, perché là sono come noi negli anni 60, e quindi con in più una legittimazione popolare è fortissima in alcuni casi, è una forza di coesione tra di loro notevole, cioè, questi sono paesi che si mettono d'accordo su come fare per scambiarsi i beni, i servizi, le merci, che fanno già una politica comune, pur essendo ciascuno uno stato diverso dall'altro. Quindi lì impiegheranno più tempo questi qui per fare questo disegno, però lo vogliono fare. Una volta che è in mano gli Stati Uniti, l'Europa, quelli, dopo ti restano i cinesi, lì poi dopo scappano gli scenari, chiaramente, di politica internazionale complicatissimi, che ci vorrebbe il buon Giulietto Chiesa che ci illumina nel merito, è stato attuale la situazione questa qua, vediamo un po' cosa succederà, non so. Ma no, io personalmente ritengo che in America Latina non riusciranno. Ci piegheranno un po' di tempo,
proveranno sicuramente, sì, perché già almeno in questa generazione, perché almeno da quello che vedo hanno una consapevolezza differente. Sì, sì, molto, molto differente. Ma infatti impiegheranno un sacco di tempo. Beh, se qui ci hanno impiegato 70 anni, beh, lì ci impiegheranno 100, 120, 50. Quando avranno prosciugato qui, e là nel frattempo saranno cresciuti di brutto, avranno tutto funzionante, i servizi, eccetera, eccetera, che diventerà per loro appetibile per tutto il mondo, ancora in più di questo. Perché quando ormai qui i soldi non ne puoi più fare, perché hai messo la gente la fame, stai vendendo l'acqua a 3 euro al litro, il gas, cioè, a 3 euro al normale, a 10 euro al normale metro cubo, che l'italiano non si riscaldasse più, perché non c'è più, già adesso l'italiano su 10 prende gli impianti di riscaldamento nel nord Italia perché non ha soldi per pagare i gas, si può soluzionare anche nel centro Italia se per questo. Sì, in Italia un italiano su 10 non riscalda gli impianti con il gas perché costa troppo. Ci sono 8.500.000 poveri in Italia. In Italia c'è 56 milioni di abitanti, 8 milioni su 56 milioni vuol dire 16, 8 milioni vuol dire su 100 milioni 16 milioni, cioè vuol dire 16% della popolazione. Uno su 6, uno su 7. Cioè è un paese che fino alla fine degli anni 70, negli anni 80 era uno dei più grandi settori. Negli anni 80 di poveri non se ne vedevano in giro. Cioè siamo a questi livelli qui, eh. Ma il povero, secondo me, almeno dell'ASL piuttosto che delle poste, che lavora dalla mattina alla sera, si fa il culo 8 ore al giorno, va a casa e non c'è manco i soldi per pagarsi la corrente. Cazzo. Questo è lo scopito, cioè la situazione in cui ha portato la riscossa, il piano neoliberista, neomercantile del terzo millennio. Ma secondo me, almeno questo piano si rifà al piano storico che dell'unificazione italiana e procede su quella falsa riga, perché se noi consideriamo quello che è successo in Italia a livello di corsi e ricorsi storici, prima dell'unificazione Napoli era la prima città industriale d'Italia. Ah sì, è vero. Aveva 1 milione di addetti nell'industria, dopo l'unificazione c'è stato lo smantellamento. La Sicilia è una zona ricchissima. L'ordine che fu dato a Garibaldi non fu dato da parte di Cavour, non fu l'ordine di sparare sulle persone o di combattere, ma di distruggere. Addirittura noi abbiamo che il primo presidente della Banca d'Italia disse che bisognava impedire al sud di essere ancora competitivo. Noi vediamo queste parole raccapriccianti, perché se noi pensiamo che 150 anni dopo il presidente della Bundesbank ha detto le stesse parole, ha detto bisogna impedire al Sud Europa di essere competitivi, bisogna distruggere il Sud Europa. Naturalmente tutti i media hanno taciuto questa cosa, perché di fatto stiamo parlando che la Germania, un presidente di una banca centrale che in teoria dovrebbe essere collaborativa, ha detto chiaramente che noi vogliamo annetterci il Sud Europa e impoverirlo, e questo è un fatto grave a livello politico. Se noi avessimo uno Stato che funziona e un'amministrazione che funziona, noi non coloniale, noi avremmo iniziato a procedere contro direttamente la Germania. No, ma poi il problema grosso dell'italiano, ripeto, è la totale mancanza di informazioni o di anche di autocoscienza ufficiale nel costruirsi un'informazione. Cioè, per cui è destinato comunque a cadere in scacco di fronte a tutti questi. Cioè, ma gli stessi politici italiani non credo che si siano mai preoccupati della politica monetaria. Penso che il 90% di loro hanno, quando hanno deciso di entrare nel trattato di riforma, non si sono neppure posti il problema. Cioè, mentre negli anni 70, basta andarsi a vedere le conferenze sempre dell'ottimo Antonino Galloni, c'erano comunque delle correnti, per esempio all'interno della stessa Democrazia Cristiana c'era la cosiddetta sinistra sociale di Donald Cattin, che era contraria alla federazione dell'ingresso in Italia nell'area euro, stiamo parlando degli anni 80, e spingeva per fare accordi sotto banco con il Partito Comunista per vedere se era possibile creare un pensiero
diciamo che rallentassero questo processo di formazione della moneta unica sovranazionale, no? Adesso non so chi c'è in Italia, forse qualche estremista di destra piuttosto che di sinistra, che però raccoglie, non lo so, figurerà il 2% a livello politico. Cioè non puoi fare affidamento sulle elite politiche tipo Giulietto Chiesa, che c'è il suo movimento politico fatto da 5.000 persone, o piuttosto che inizia, ne so, altra gente, piuttosto che movimenti, che ce ne sono, eh. Alcune frange minoritarie della Lega Lombarda, per esempio, conoscono benissimo questi problemi. Lo stesso Borghezio, che in Italia è noto per essere un animale che va a prendere le impronte e visitare i neri che salgono sui treni. Io mi sono beccato un intervento suo al Parlamento Europeo di Borghezio, galattico, dove questo spara il vero sul Bilderberg, sui poteri forti bancari, sull'Europa dell'euro, per così come è concepita. Io non sono sicuro, l'avevo beccato quasi per caso, ma veramente mi galattica, no? Quindi, come dire, che c'è una corrente di pensiero che si muove sotto alternativa che potrebbe portare a una riscossa di uno Stato, però non ha nessuna rappresentanza, c'è una rappresentanza politica. Per cui, cioè, noi adesso siamo qui e parliamo di queste cose qui, e l'80% delle persone che guarderanno questo video penseranno a tre complottisti che hanno tempo da perdere, che vanno in giro a raccontare corbellerie su YouTube. Cazzo, quello lì Andrea Bruno, quello dei Pellegrini. E sì, loro pensano che cazzo ne sanno. Tra l'altro, vabbè, in modo, cioè noi abbiamo buttato lì degli elementi, no? Che però sono tranquillamente verificabili. Uno va lì, si piazza, scrive Barnard su YouTube, escono le conferenze della Mother Money Theory. In Italia, per esempio, le due più grandi teorie antineoliberiste sono quella dei circolisti e quella della Mother Money Theory, che in realtà vengono dalla stessa patria di Keynes, per cui vengono dagli Stati Uniti. In Italia, a febbraio e a ottobre sono stati organizzati a Rimini due grossissimi convegni sulla Mother Money Theory, organizzati da Barnard, di cui il telegiornale avrebbe dovuto rendere conto, se non altro per l'importanza, per la quantità di gente che c'era lì, per il fatto che c'erano eminenti economisti internazionali, tra cui anche un premio Nobel. Avete sentito qualcosa sui telegiornali italiani di questa roba? Niente, vai su YouTube e con pazienza scrivi MMT, e ti trovi la conferenza in 20 o 25 puntate con anche la traduzione simultanea in inglese, per dire. Quindi cioè, la situazione si muove, le cose si fanno, però non c'è l'informazione, no? Non c'è l'informazione, quindi la gente vede questi tre che parlano qui e ci parlano le loro cazzate, quell'altro è l'Italia, che qui viene qui a dirci mal Pidero, scusa, sarà sto Bilderberg, per l'ultimo sinistra che privatizza, ma qui è talmente chiaro che noi spendiamo troppo, abbiamo vissuto per anni al di sotto delle nostre possibilità, stronzate colossali, ma chi cazzo ha vissuto al di sotto delle proprie possibilità? Cazzo, io sono nato in una famiglia operaia, mio papà faceva l'operaio, c'ho tre fratelli, mi sono fatto un culo così per diventare ingegnere, vado sul mercato del lavoro, finisco in un posto del cazzo dove sopra c'è un 50 ammaestrato, al soldo del politico fino all'altro ieri, adesso lì che cazzo non andrò a fare, e questa è la realtà delle cose, no? E poi magari ce lo viene a dire molto il demone di turno piuttosto che l'altro eminente esponente della classe dirigenziale media di questo paese, no? Quindi, siamo messi abbastanza maluccio, ragazzi, c'è poco da fare. Sì, poi la cosa interessante è che paradossalmente nel caso di Montezemolo troviamo che la famiglia Cordero di Montezemolo è una famiglia che ricorre in questi progetti. 150 anni fa furono, diciamo, partecipi a quel progetto che fu l'Italia Unita, 150 anni dopo, sono quelli che spingono per l'Europa Unita. Sì, tutti questi. Ritorna un caso che la stessa famiglia presente oggi come allora
scende in campo quando questi progetti che danno, iniziano a dare potere alle banche, a creare tesorerie private dello Stato, che ricordiamo che prima del 1860 in Italia non era nemmeno impensabile, addirittura era nella mente di Cavour questo progetto, che ricordiamo poi ripreso negli anni 30. Quindi cioè, ci sono delle famiglie che perseguono da 150 anni questo culto, questa situazione, quindi oggettivamente sappiamo, sappiamo i nomi, sappiamo chi sono, e la cosa che ci stupisce è che non reagiamo come popolazione. Sappiamo che l'unica reazione è stata dei napoletani, che si sono ricordati dell'antenato di Montezemolo e di quanto li feci fucilare, che appena si presenta in un comizio al sud incominciano a fischiarlo. Ma la cosa raccapricciante è che gli stessi nomi che ricorrono 150 anni fa sono gli stessi nomi che si ripresentano adesso. E sappiamo 150 anni fa come andava e come sta andando adesso e come siamo messi male. Purtroppo così. Però ripeto, la mancanza di informazione reale di tutti questi fenomeni è comunque... Chi domina l'informazione ha comunque un potere strepitoso. Cioè, la storia di Berlusconi stesso lo insegna. Nel 94, in 6 mesi, diventare forza di governo da zero, se non avesse avuto in mano i mass media, non sarebbe riuscito neanche lontanamente a immaginare un risultato. Chi ha in mano l'informazione fa i soldi. Se poi oltre all'informazione c'è in mano anche la moneta, si è a posto. Peccato non essere lì, viene da dire. Se noi alla fine siamo qui, ci sbattiamo perché stiamo dall'altra parte. Facciamo parte di quel 90% di sfigati. Ormai nel nostro paese non esiste neanche più la classe media. Ci sono imprenditori che si alzano alle 5 di mattina, lavorano fino alle 10 di sera, non tirano neanche fuori la pagnotta. È così. Quindi imprese edili che vanno, costruiscono, fanno, dispano, e poi sono esposte per centinaia di migliaia di euro. Quello che dovrebbe pagarli non c'è i soldi. Se fanno l'appalto pubblico, l'ente locale, il comune, piuttosto che la regione, non lo paga perché c'è il patto di stabilità. Questo qui lavora, si espone, va fuori di 1, 2, 3 milioni di euro, poi chiude su baracca e bucatini, lascia a casa gli operai, chiude, fa fallire intere famiglie, perché questi sponsor devono fare i soldi sui soldi, devono recuperare gli interessi sul denaro creato. Quindi, così, e questa qui. L'importante è cercare di informarsi, capire un po' cosa succede realmente, e quando si va a votare essere un po' più consapevoli. Se fosse così, non certi fenomeni da baraccone tipo lo stesso Renzi, cioè il nuovo che avanza della sinistra, no? Con direttamente le banche dietro per fare riunioni in porte chiuse per farsi finanziare. A questo punto, cosa possiamo noi consigliare al nostro consiglio? Informarsi. Diciamo, prima di andare a votare, accendere la televisione e vedere il giornalista di turno che durante il telegiornale fa le interviste alla gente che passa, e da lì si capisce qual è l'imprenditore buono da votare che sta facendo del bene. Secondo me quello che bisogna fare in Italia è l'informazione, te la devi creare tu, è una forma di coscienza personale, questo in tutto il mondo ormai. Fortunatamente adesso c'è internet, 10-15 anni fa non c'era, io stesso non avrei saputo nulla del Bilderberg, di che cos'è l'euro, di come funziona, di quali sono i meccanismi economici, di che cos'è uno Stato non sovrano, uno Stato... Sì, cosa diciamo, non c'è solo internet, c'è anche vedi televisioni libere o che passi una reale informazione in giro, sinceramente non c'è nulla. Però diciamo la persona anziana che non ha internet perché ha una certa età, pagando il canone, può comunque sentire il cosiddetto Emilio Fede di turno,
che lo consiglia, gli fa vedere anche i sondaggi di cosa pensa la gente e quindi gli può dare un aiuto su decidere su chi votare. Bah, io guarda, sono sempre molto scettico su quello che pensa la maggioranza della gente. La mia esperienza personale, per esempio, è che per capire cosa fare è utile guardare cosa fanno tutti gli altri e poi fare esattamente l'opposto. Questo è quello che ho distillato io nella mia breve e insignificante esistenza. Cioè non fidarsi mai del nuovo in quanto fine a se stesso. Cioè il nuovo non è detto che sia per forza meglio, no, anzi molto spesso il nuovo è semplicemente diverso, ma non è né meglio né assolutamente meglio né assolutamente peggio, è semplicemente diverso, per esempio. E poi non fidarsi mai di quello che è l'espressione della maggioranza silenziosa di una popolazione. Guarda, io ti faccio un esempio semplicissimo. Nell'ente in cui lavoro, io sono rappresentante a Rosselluce, e l'ente è abbastanza grosso, naturalmente c'è quasi tipo 400 dipendenti. Recentemente si trattava di decidere se era il caso di chiudere il giorno 24 dicembre, perché comunque, dato che quel giorno era inserito nell'ambito di un calendario di altri giorni per una festività, cioè se tu andavi a vedere il mese di dicembre avevi 22-23 sabato e domenica, 24 lunedì, poi avevi 25-26 martedì, mercoledì, che erano festivi. Allora come RSU abbiamo raccolto le istanze di numerosi dipendenti che giustamente dicevano è inutile che teniamo aperto 4.500 metri cubi, riscaldiamo 4.500 metri cubi di spazio pubblico per un giorno per mandare giù quattro persone a lavorare. No, che costa meno di stare a casa. Esattamente, quando tanto comunque sono lì a fare praticamente nulla, perché un giorno messo dentro in mezzo a cinque giorni di festività natalizia non ha senso. No? E quindi, come resto di voi, non le prove, facciamo una cosa molto semplice, visto che l'idea comunque assolutamente condivisibile, no? Però è giusto che vediamo cosa dice la maggioranza dei dipendenti, no? Allora abbiamo fatto un sondaggio via mail chiedendo proprio espressamente ai dipendenti in modo molto semplice ci sarebbe questa intenzione, no? Questa proposta avanzata da numerosi colleghi di tenere chiuso l'ente il 24 di dicembre perché così si conseguirebbe un risparmio energetico, per cinque giorni non si riscalderebbero i volumi e quindi si sarebbe risparmio energetico, e tra l'altro comunque l'80-90% dei dipendenti sarebbero in piedi lo stesso, per cui tanto vale tenere chiuso, perché non ha senso riscaldare per quattro persone. Sai cosa è successo? È successo che dopo 10 giorni aveva risposto, cioè si era preso la briga di rispondere via mail sì e no il 10% dei dipendenti dell'ente, no? E naturalmente quelli che hanno risposto erano quelli più motivati a dire sì, è vero, rimaniamo a casa perché non ha senso riscaldare per tenere l'ente aperto per quattro persone, no? Okay? E quindi la RSU ha fatto passare 15 giorni, che cosa fa? Raccoglie e vede che hanno risposto il 10% delle persone che però dicono sostanzialmente chiudiamo perché la cosa è ragionevole e fa la proposta all'ente di chiudere il 24 di dicembre. Ok? Passa una settimana e arrivano le mail di gente che dice ma com'è possibile che voi vi siete permessi di decidere la chiusura dell'ente semplicemente avendo avuto la risposta del 10% delle persone di questo ente? Quindi avete di fatto assunto una decisione che soltanto il 10% delle persone avevano appoggiato. No? Cioè, non so se avete un'idea. Praticamente, la classica mentalità italiana in cui io non mi esprimo ancorché sulle cose più banali, no? Delego sempre a terzi la decisione. Così, se va bene, comunque tanto la scelta l'ha fatta lui e io l'ho delegato. Se sbaglia, gli posso fare il cazzettone. E comunque io comunque mi sono sbattuto i coglioni, non mi sono neanche preso la briga di rispondere con una mail. Cioè questo è quello che succede in Italia di fronte a tutto. È la stessa cosa che succede a livello parlamentare nazionale, no? Cioè non so se l'esempio è stato colto nella sua interezza. Sì, è stato colto. Cioè tu non ti prendi nemmeno la briga di
di assumerti la responsabilità di una scelta così idiota, cioè la chiusura per un giorno dell'ente in cui lavori. Guarda, se fosse stato per me, è già però stato dopo, lo chiede se dopo, vuole... dopo una settimana però ti prendi la briga di venirmi a rompere i coglioni perché io ho fatto una scelta, no? E questo è quello che succede esattamente a livello... Sì, ma io vado, non chiedevo un cazzo a nessuno, di 24 state a casa perché più la spesa state a casa, vi paghiamo lo stesso. Paradossalmente la conclusione è quella lì, no? Che se tu dici ogni volta che io cerco di sollecitare una partecipazione democratica, se la risposta è questa qui, certo ragazzi siamo felici. E questo su una decisione banale e stupida come decidere se tenere aperto un ente che quel giorno lì comunque non avrebbe prodotto servizi essenziali, perché cioè bene, quello che fa il 24 può fare anche il 27. E questo voi immaginate a livello politico nazionale, con tutta la mancanza di informazione che c'è, l'italiano medio cosa fa. È chiaro che noi queste cose le possiamo dire perché non essendo politici non dobbiamo andare lì a dire vota a me, vota a me, vota a me. E quindi mi fa comodo dire no, ma gli italiani sono formati, non gli italiani sono formati. Ma io comunque confermo, perché questa cosa l'ho notata anche negli ambienti dove lavoravo, in cui nessuno in tutte le riunioni si esprimeva, aspettavano sempre che si esprimesse qualcun altro per poi decidere da che parte stare in base alla situazione. Per poi dopo rompere le scatole eventualmente nel momento in cui la scelta che è stata operata macchia grada. Sì, è... sì, questo la confermo a livello di mentalità, ma e poi... lì è il cosiddetto metodo Capuozzo, famosissimo. Mando avanti gli altri, poi io agisco di conseguenza. Eh sì. Ma io dico, nel fatto che uno dice, vabbè, non sto lì a perdere tempo a rispondergli perché a me non mi interessa questo questionario. Poi però mi rompe i coglioni perché qualcun altro ha deciso per lui. È come in democrazia, no? Quando tu vai a votare i parlamentari, no? Che ci vada il 5% della popolazione, che ci vada il 90% della popolazione, alla fine chi viene eletto viene eletto. Però dopo tu, se non sei andato a esprimere il tuo parere, hai voglia, è comodo andare a dire... ah, ma questo qui, chi cazzo l'ha messo su, chi non l'ha messo su, cioè, è la stessa cosa, no? Esattamente la stessa cosa. Quindi, purtroppo questa è la situazione media del nostro bel paese. Non ci si può meravigliare se dopo gli effetti collaterali. Diciamo che questo aiuta, nel senso che la mancanza di informazioni, in totale assenza di qualsiasi forma di coscienza sociale o di senso di appartenenza di qualche cosa, cioè, io personalmente non identifico nessun danno questo, perché non... Scusate ragazzi, mi stanno facendo dalla regia dei segni spaventosi, dobbiamo chiudere, purtroppo sì, è finito il nostro tempo a disposizione, abbiamo giusto 2 minuti per fare un saluto ai nostri cortesi radiospettatori e dare a loro un consiglio. A Patrizio, a te la parola, poi ad Andrea. Io quindi, come al solito, do sempre un consiglio, che in questi casi, come al solito, suggerisco e faccio consulenza, si conviene sempre trasferirsi dove il costo della vita sia più basso, salvare i propri beni, liquidare tutto e trasferirsi dove il costo della vita sia più basso, è l'unica mossa attualmente presente. Certo, chiaramente l'Italia è il Titanic che sta affondando, la gente è stata chiusa dentro, messe le sbarre alle finestre, saldate le porte. Sì, esatto, quindi io esorto le persone a trasferirsi, quelle che naturalmente possono, a trasferirsi dove costa di meno, dove possono avere una vita decente. Tagliare la corda, smammare. Sì, esatto, perché non vedo almeno a livello italiano all'orizzonte una situazione migliore. Persone che... dagli Zebedei. Esatto. Io questo discorso già lo feci personalmente nel 2002, ma io lo consiglio discretamente a tutti, perché non credo almeno che possa esistere un futuro nell'Italia. Alzate i tacchi e smammate. Alzate i tacchi e spammate, e naturalmente faccio consulenza a chi ne ha bisogno. E Andrea, cosa vuoi dire al nostro cortese radio ascoltatore? Ma io di consigli francamente non ne do, perché secondo me è meglio che uno sbagli da sé facendo le sue scelte, piuttosto che
che sbagliare perché qualcun altro ha dato il consiglio, seppur utile. Quindi non, di consiglio non ne ho, dico soltanto di non fidarsi mai. Il tuo consiglio è quello di indossare una tuta nera, mettersi sopra un paio di mutande bianche con la bottiglietta di plastica, stare lì a martoriarsi. No, il mio consiglio è quello di puntare verso una riscossa, come dire, civile e culturale, che passi attraverso l'informazione, informarsi e cercare di capire cosa ci circonda, perché accedere all'informazione per poter capire con la propria testa, farsi un'idea, non prendere l'informazione così come vi viene data dai mezzi televisivi che vi fanno anche pagare il canone, però esatto. Andate voi a prendere quello che vi piace e fate tesoro della varia informazione libera che si trova in rete. E poi soprattutto essere liberi di testa, avere il coraggio delle proprie azioni e di essere onesti con se stesso, cioè quando ti vengono imposte delle cose che senti che non sono giuste, dire di no, non perché c'è una convenienza economica, perché c'è una convenienza di posizione. E l'asse franco-tedesco che arriva in Italia a fare la bella, gli piace l'Italia, al mare, al sole, e fa cadere la saponetta, cosa gli dite all'asse franco-tedesco? L'asse franco-tedesco è solo questione di tempo, ma poi alla fine gli effetti nefasti dell'eurozona si ripercuoteranno anche su di loro. Nel momento in cui anche loro hanno preso l'euro come moneta privata, è solo questione di tempo. Già i tedeschi adesso stanno cominciando a lamentarsi, anche da loro stanno cominciando le prime manovre di austerità, per cui è solo questione di tempo, cioè la barca che affonda più di tutti. Quindi è chiaro che dal punto di vista caratteristico personale, chi non ha vincoli, non è che ci sta, perché chi può, chi ha un certo somma di denaro, che comunque gli consente di andarsene in un altro paese, meno costoso, a fare una vita decente, non fai a biasimarlo. È evidente che è una scelta razionale, no? Cioè, cosa stai qui a fare? Lavoro non ce n'è, soldi non ce ne sono. Io penso alle generazioni, gente che ha, non lo so, che è nata dopo il 75, dopo l'80, cosa vi aspetta? Io sono nato nel 78, quindi ho deciso. E tu hai fatto una persona che quindi... Ci sono poi coetanei, io sono nato un po' prima, più o meno all'età di Andrea 1, forse qualche anno di più, ma sono qui per attaccamento più che altro, io sono qui più che altro per pigrizia per l'attaccamento alla terra, diciamo. L'attaccamento alla terra per pigrizia, perché tutto sommato mi piace un panorama, mi piace più o meno il clima, sono pigro, cioè, mi piace viaggiare ma con parsimonia, cioè se vado in un posto devo essere sicuro di stare meglio, diciamo, fisicamente di come sto adesso. E poi io sono abbastanza francescano nelle mie necessità, nei miei bisogni, non ho bisogno, quando mi muovo riesco abbastanza a ottimizzare, a spendere poco, non ho bisogno di comfort particolari, per cui da questo punto di vista la cosa mi aiuta, però certamente immagino un giovane che è laureato che c'è manco, non può neanche andare a fare lo spazzino, cercarsi da pelare, un problema. Comunque vabbè, noi lasciamo questo inizio 2013 con un messaggio di speranza che diamo alla voce del nostro coordinatore Andrea 1, e io passo la linea e ringrazio per avermi ospitato nella trasmissione e auguro a tutti ancora un felice 2013 serafico, quantomeno serafico, sereno. Chi ha voglia di lottare lotti, nel caso io sono qua a disposizione, cioè se siete andare col forcone da qualche parte a questo punto. E guarda, quello se noi sentiamo che in Italia scoppia il bubbone, facciamo come fece Lenin quando iniziò la rivoluzione d'ottobre, perché Lenin, lui era a fare la bella vita, lui stava a Capri, poi è andato in Svizzera, poi dopo, quando è scoppiato il bubbone, è iniziata la rivoluzione, lui ha preso il treno, si è precipitato sul piazza del Palazzo d'Inverno, giusto appunto per poter alzare la bandiera e mettersi lui in scena sotto i riflettori della rivoluzione e prendersi tutti i meriti. Chiaramente
se dovesse scoppiare il bubbone in Italia, che vediamo che oramai la situazione non è più controllabile ed è scoppiata la rivoluzione, io e Patrizio arriveremo sicuramente a Roma con la bandiera, questo non c'è dubbio. Saremo lì al nostro contributo civile. Il nostro contributo morale a prenderci bene. Intanto, diciamo, la lezione, come dire, democristiana degli anni 50, curatevi il naso e cercate di non fare cazzate, cercate di essere liberi, di ragionare con la vostra testa e di non fidarvi di niente, di nessuno, perché l'informazione è una forma di autoconfine. Vabbè, con questo chiudo, salute, grazie a tutti e buon proseguimento. Ok ragazzi, la puntata è finita qui, ci sentiamo alla prossima.